Grazie, buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera. Benvenuti al nostro appuntamento del sabato sera con Per tutta la vita, grandi storie d'amore. In prossimità della scelta del matrimonio. È una meravigliosa Romina. Grazie, il grillo parlante che mi porterà fortuna questa sera, spero. Stavo per dire se, ma perché ti serve una cavalletta, pensa meglio. Mi hai evitato una figuraccia. Bene, grazie, grazie. Però io l'ho fatta lo stesso. Allora, puntata imprevedibile, come tu ben sai, con tante sorprese e i grandi ospiti della giuria. Partiamo come sempre proprio da loro. Cominciamo con la prima coppia, sono due veri artisti. Lei lo scorso ottobre è stata eletta attrice italiana da portare nel 2000 dai lettori di un noto settimanale ed è regina della fiction con ben 47 diversi ruoli interpretati. Lui, suo marito, è stato un grande ballerino classico, poi attore. Da 7 anni sono inseparabili, vivono in una casa, pensate, con 4 tarantole, 2 serpenti, 2 sauri, che poi mi devono presentare, un camaleonte, 3 cani, ma soprattutto... Che non sono i parenti. Adesso glielo chiediamo. Ma soprattutto con la loro piccola Martina, la loro figliola che ha 4 anni. Barbara De Rossi e Branislav Branko Tesanovic. È nostro, è nostro. Verrete insieme per tutta non la vita. Pensavo che il nostro animale. Pensavo fosse uno dei nostri. No, no, però è vero, lui aveva una grande passione per questi animali. Allora io sono dell'idea che per amore si deve accettare tutto. Cioè, nel senso che una persona che ha delle passioni, delle cose che vuol fare, deve essere lasciato libero ad avere le proprie passioni. Certo. E io ho detto, va bene. Prendi tutti gli animali che puoi, io prima o poi mi affezionerò e mi sono affezionata, devo dire, sono anche carini. Cioè, quindi non ha dovuto fare niente proprio per convincerti? No, è stato molto semplice. Beh, insomma. Beh, è uno dei segreti della convivenza. Scusa, Barbara. Mollare, dare, no, prendere. Aspetta, Branko ha detto Benson. Ma scusa, approfondiamo questo Benson, prego. La verità è che si è abituata. Il problema all'inizio era che non voleva neanche entrare nella camera dove stavano gli animali miei. Dove stavano i pitoni doveva essere un'oscurità totale. Tarantole non voleva neanche sentire che stavano vicino a me. Ma guarda che è una cosa incredibile. Però alla fine, per l'amore, come ha detto, si è abituato. Come mai a te piacciono così tanto questi animali? Ah, sono affascinanti, una passione che ti affascina vedere questi animali talmente particolari. I predatori. Bella avere una tarantola dal ventre nero ma sul lui braccio. Ma piacere che lui sa, fa salire da tutte le parti, c'ha questi serpenti che vanno e vengono. Poi ogni tanto si diverte a spaventare le persone perché se li mette così va a la porta. Col serpente appoggiato qua. Fatemi controllare. Ah no, io devo controllare qua. No, l'ho portato. Faccio parte della disinfestazione del Teatro di Vittoria. No, fermo. Vabbè, dopo approfondiamo, accomodatevi, grazie. A me fanno paura queste bestiole, queste simpatiche bestiole. Allora, non fare scherzi, No, ma adesso io quando racconto una cosa a Romina, poi mi si ritorce sempre contro, quindi sono preoccupato. Seconda coppia, lui è simpatico, molto simpatico, estroverso, alla battuta, tagliente, a volte anche troppo forse, però sempre pronta, è il recordman della battuta. Lei invece è timida e lontana dalla ribalta, eppure è stata proprio lei a cercarlo, a sceglierlo, a prendere le decisioni più importanti. Giancarlo Magalli e sua moglie Valeria Donati. Bentornato Giancarlo. Caro Giancarlo, bellissimo, scusa, devo fare i complimenti. Perché mi baci? Un figurino. Dimagrito. Sono, vabbè, sì, un pochino, sono dimagrito, dai. Beh, anche lei aveva detto, lei animali in casa non ne voleva, quindi ha detto o elimini il maiale oppure me ne va. Quindi io me le sono messa giù. Eccezionale. E ne abbiamo fatto la festa al porco, diciamo, nel senso, ne abbiamo eliminato una parte almeno, insomma, qualche chiletto. È merito tuo. Sono stata brava. Brava, sei brava. È lei che mi cura. Valeria, ma è vero che, scusa, che in amore decidi sempre tutto tu? Mica solo in amore. Beh,
diciamo, le decisioni importanti di conoscerci, sposarci, avere amici, le ho prese io, quindi penso che le cose più importanti sono. Io sono un collaboratore domestico, sto là quando serve, do una mano. C'è da fare un figlio, vabbè. Da 11 anni siete sposati. Sì, siamo insieme da 16. Da 16 e siamo sposati da 11, quindi insomma rappresentiamo quasi un piccolo record nell'ambiente. E siete sempre belli come le prime volte che vi ho conosciuto. Comunque anche questo è un bel record. Beh, poi dopo ripercorriamo le tappe. Siamo cambiati, ma così insomma, questi livelli, ecco. Sarà il subbuglio, forse un po' di subbuglio. Ma è vero, dopo parleremo anche di questo. Accomodatevi, accomodatevi. Ciao. E terza coppia, sono giorni importanti per loro. Tra 27 ore, calcolo qualche minuto in più, qualche minuto in meno, festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio. E oggi lui, cantautore romano di grande capacità, di grande poesia, tra l'altro vincitore del Festival di Sanremo del 1992, festeggia il suo 39esimo compleanno. Quindi auguri doppi a Luca Barbarossa e a sua moglie Ingrid Salvat. Buonasera Ingrid, benvenuta. Grazie Luca, grazie. Ingrid, ma è vero che tu stasera non sapevi di venire qui? Non sapevo assolutamente niente. E come? Le avevo detto che la portavo fuori a cena, di tenersi libera per stasera che era il mio compleanno. Anzi, se dopo qua magari puoi preparare un piatto di spaghetti, una cosa. Ah certo, esatto. Io non ho mai detto bugie. Mi arrabbiati, sì. No, recuperiamo sicuramente. Se poverina, l'hai portata qui invece che al ristorante? Sì, vabbè, ma no, in camerino c'erano delle... qualche pasticcino, un piccolo rinfresco, sì. Ho mangiato tutto. Ma ha mangiato tutto? Sei rimasta male? Beh, un pochino, c'era una grande fame. Beh, viva la franchezza, bravissima Ingrid. Ingrid, permettici di ringraziare tuo marito Luca, a quale noi vogliamo molto bene, sia come pubblico che come addetti ai lavori, perché insomma è venuto a festeggiare il compleanno con noi. E allora, pensa, Romina, per la prima volta dopo tanto tempo, torna a cantare al Teatro delle Vittorie per te. No, vabbè. Sì, sì, è vero, insieme a tutti voi, maestro podio, prego. Insieme a Fabrizio, però, insieme a Fabrizio che debutta stasera al Teatro delle Vittorie. Aspetta, non partire, maestro podio, aspetta. Ecco, bravo. Tanti auguri. Poco, ne assaggiamo un pezzettino per sentire l'effetto e torniamo. A tra poco. Hai visto la sorpresa che l'abbiamo fatta noi? Vai. Grazie. Il pomeriggio della domenica su Rai 1 è Domenica in 2000. Un pomeriggio di svago e di divertimento con Amadeus e la partecipazione straordinaria di Piero Angela. E che domenica sarebbe senza la vostra Domenica in 2000? Quindi vi aspettiamo alle ore 14, sempre naturalmente su Rai 1. Parlate l'italiano benissimo. Bravo, sono fiero di voi, bravo. Nasce Finish Powerball Tubs, l'unico che mette fine al prelavaggio a mano. Il suo effetto a mollo penetra nello sporco più incrostato, ammorbidendolo. La sua doppia forza lo rimuove come mai prima d'ora. Finish Powerball Tubs, la nuova forza del pulito insuperabile, senza prelavare.
sapore vero. I tuoi desideri hanno creato Margherita 2000 di Ariston. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na. La prima lavatrice che ti dà un pulito perfetto alle basse temperature, perché grazie alla sua tecnologia ha la classe A di lavaggio già a 40 gradi. Da sempre i fratelli Fontana hanno un unico amore. Ti vorrei chiedere una cosa. Uno di questi giorni ci verresti con me a raccogliere le olive? Le olive? L'amore per l'olio buono. Quello stesso amore con il quale oggi producono l'olio Sagra. Viene il giorno che vuoi scoprire il mondo. Metti le tue blues e insegui un sogno. Scarpine Chicco Blues, l'avventura di crescere insieme. Visto che scarpine, guarda che regalo, è l'astuccio Color Blues. C'è anche il giallo anatroccolo. Con l'album tutto da colorare. Color Blues, il regalo con le scarpine Chicco Blues. Signora? Ma sarà mica perplessa, eh? Ma c'è il Gran Premio Grandi Marche! Ma lei è... Che bella R che è. Ma mi ascolta? Con Gran Premio Grandi Marche, Galvani e Saiva regalano l'Agostina. Me lo dica ancora. Quest'anno Gran Premio Grandi Marche ti premia con l'Agostina. Gran Premio Grandi Marche. Grandi le marche, grandissimi premi. Iniziamo la raccolta? Rotoloni Regina. Infinitamente lunghi, incredibilmente morbidi. Rotoloni Regina non finiscono mai. Arrangiamento orchestrale molto importante. Bene,
e siamo pronti ad accogliere le due coppie vicino al matrimonio che questa sera ci racconteranno un po' della loro storia e ci faranno partecipi della loro festa. La prima coppia viene da Torino e dopo alcuni incidenti di percorso, scambi di persona e fughe avventurose sono davvero vicinissimi al matrimonio. Si chiamano Francesca Giordano e Giuseppe Grupico. Francesca e Pino sono insieme da 5 anni. Francesca ha 25 anni e fa la programmatrice in una software house. Giuseppe ha 25 anni e fa il collaudatore di sistemi elettronici. Si sposano il 6 maggio del 2000. Ciao ragazzi. Ciao. Benvenuti ragazzi e tanti auguri. Allora, la storia di Pino e Francesca comincia una domenica di 5 anni fa su un campo di calcio. Pino giocava nella CIT Turin. Ci ha azzeccato, incredibile. Una squadra di prima categoria, da attaccante, e si faceva notare per i suoi guizzi e i suoi gol. Notare per cortesia le gambe arcuate da calciatore. Ecco, no, sì, è importante anche questo. Francesca invece è figlia di uno degli allenatori della società e quella domenica si trovava lì al campo a fare la cassiera. Giusto Francesca? Giusto. Io per arrotondare lo stipendio facevo la cassiera lì, l'avevo già notato altre volte, era famosissimo perché era abbastanza forte, era, almeno prima di infortunarsi, e soprattutto perché lo caratterizzavano il suo codino e le sue scarpe blu. Il codino non c'è più, le scarpe sono nere, era forte, un altro. No, non importa. Pare che tu invece fossi interessata, diciamo così, ad un'altra persona, perfetto. Centrocampista? Sì. Mi interessava quest'altra persona, ma poi è sparito all'improvviso. Cose del passato, non è che... Ecco, nel frattempo, un altro componente della squadra, tale Mario, che giocava come trequartista un po' alla Zidane, se possiamo dire, si imbaghisce anche lui di Francesca. A questo punto della situazione, solo il portiere e gli elementi della difesa non erano innamorati di Francesca. Ma... in quella squadra. Se non che Mario organizza un'uscita di gruppo, ma quella sera il centrocampista misterioso che piaceva a Francesca non c'era e Pino invece sì. Giusto? Sì, quella sera è importante esserci nei momenti giusti. Quella sera siamo incontrati, siamo andati a bere prima in un locale e poi siamo andati a ballare e in discoteca si è creata una situazione un po' strana. Siamo trovati io e Mario e Francesca in mezzo a noi a ballare. E niente, io sapevo che a Mario interessava Francesca, quindi ho cercato di starmene più fuori possibile, ma in fondo a me piaceva, mi hanno colpito i suoi occhioni verdi. E niente, adesso sono qua. Ma dentro di te Francesca, com'era veramente la situazione? Dunque, io sapevo benissimo che Mario era un mio grandissimo amico, stava diventando un mio grande amico, mi trovavo molto bene con lui, mi confidavo con lui, però comunque capivo che per Pino provava un interesse diverso, mi è piaciuto subito e sentivo la differenza, ecco. Pare che in montagna una volta vi siate trovati da soli, voi due, e stava per esserci un bacio, poi invece... Sì, è vero, Pino all'ultimo minuto si è tirato indietro perché? Per rispetto di Mario. Per rispetto di Mario. Sì. Diciamo subito che Mario c'è, eccolo, lo vedete qua che sorride e si alza per prendersi la sua dose di saluti e applausi. Allora, insomma, Pino nobilmente, e sottolineo nobilmente, era diviso tra il desiderio di abbandonarsi totalmente a questo amore che provava forte, ma anche la lealtà nei confronti del suo amico, vero Pino? Sì, io comunque... ci tenevo a Mario e anche se Francesca mi piaceva molto, quindi preferivo un'amicizia che c'era da tempo che comunque iniziare una storia che non sapevo come sarebbe andata a finire. Però, ahimè, le cose sono andate un po' diversamente. No, poi tu hai chiesto a Francesca, dopo che le cose sono andate tra di voi, per quale motivo avesse scelto te anziché Mario, no? Io dopo un giorno gli ho chiesto a Francesca come mai le avesse scelto, avesse preferito comunque approfondire la conoscenza con me che invece che con Mario, e lei ha detto che è stata una questione di intuito, più che altro perché io sono nato il 17 di luglio e Mario il 13. Una quindi... motivazione profonda, insomma. Cioè, una... quindi... Ma sei davvero così scaramantica, Francesca? No. In realtà è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. È vero comunque che il 17 mi porta fortuna, sono un po' anticonformista in questo. Però
giorno, era la prima scusa che mi è venuta in mente. Tu comunque hai preso tempo, sì, e poi però... Però io una volta dissi, Francesca, guarda, io preferisco un amico, quindi mi servirebbe un po' di tempo per pensare. E invece 4 giorni dopo... Tempo, capito? Tempo, 4 giorni. Ha resistito 4 giorni. 4 giorni dopo gli dissi, Francesca, guarda, io secondo me è passato un po' troppo tempo. E così c'è stato il primo bacio. Ed è cominciata. Ed è cominciata la storia. Ecco, tutto a buon fine si potrebbe pensare, ma non è così, perché Francesca viene assalita dai dubbi, non vuole legarsi troppo, in fondo Pino è il suo primo ragazzo, e lascia Pino proprio mentre lui sta partendo per il servizio militare. Un momento, immaginiamo, terribile per te, Pino. Ma ecco l'imponderabile. Pino ha un infortunio, torna a Torino in licenza di convalescenza proprio nel periodo di Natale. Vede Francesca tutti i giorni, chiacchiera con la mamma, con le sorelle, e comincia ad avvertire che la situazione è propizia. Così, quando deve rientrare in caserma, Pino decide un colpo di mano. Più che un colpo di mano è stato un colpo di piede, perché ho dato un altro colpo sul piede infortunato, mi si è rigonfiato e sono riuscito ad avere altri 20 giorni di convalescenza. E così ho passato... Sai che io in questo momento non sento, non riesco a... c'è confusione, non sento bene. Insomma, Francesca, hai capito che cosa ha fatto questo ragazzo per amore tuo? Lo so. Capiscono quindi a quel punto che non possono stare più distanti l'uno dall'altra, scoppia, esplode l'amore vero, l'amore importante, ed eccoli qua, pronti al grande passo. Ragazzi, benvenuti, accomodatevi. Oh, naturalmente poi Pino ha terminato i suoi obblighi militari, diciamolo con chiarezza. Prego, prego. Salutiamo genitori, parenti e amici che vengono da Torino. Buonasera. E un applauso particolare per lo sportivissimo Mario. Eccolo qua, e poi c'è anche Nicola, l'altro amico. Buonasera, buonasera a voi. Passiamo a questo punto alla seconda coppia. Vengono da Pedara, provincia di Catania, e la loro storia è stata una lunga scommessa durata 10 anni. Possiamo davvero dire che l'hanno vinta brillantemente. Si chiamano Rita Cristaldi e Antonio Fallica. Prego. Rita e Antonio sono insieme da 10 anni. Rita ha 24 anni e fa la collaboratrice all'Università di Catania. Antonio ha 26 anni e fa il programmatore al Policlinico dell'Università. Auguri, tanti auguri anche a voi, ragazzi. Grazie. Allora, sappiamo che ci sono diverse interpretazioni sul periodo del vostro fidanzamento. Antonio, siete fidanzati da 10 anni o no? Allora, siamo fidanzati da 10 anni per me, per lei da 8 anni. Adesso capirete perché. Allora, Antonio e Rita si conoscono nel luglio del 1990 al GRES, un gruppo estivo salesiano, giusto? Sì. Antonio era uno degli animatori, il che gli conferiva un certo carisma nei confronti dei più piccoli e anche delle ragazze, anzi, insomma, è inutile fare, insomma. Ecco, ragazze fra le quali c'era anche la 15enne Rita. Sì, è stata una visione, è stata un qualcosa che mi ha lasciato impietrito, perché lei è così come la vedete ora, cioè già 15 anni, quindi sono rimasto... senza parole, ecco, senza parole. E come si faceva notare, Rita? Beh, in realtà io ho cercato di prendere la palla al balzo, cercando di farmi notare in qualche maniera. Poi non so se ci sono riuscito, bisognerebbe chiederlo a Rita. Oh, per un po' i due si beccano simpaticamente, poi Antonio, dopo una settimana, ha architettato un piano quasi perfetto, si decide a provarci. Il quasi è giusto, perché io praticamente allora in questo GREST i ragazzi e le ragazze erano completamente divise. Allora avevo 20 minuti di tempo per salire di nascosto sull'autobus delle ragazze, fare la dichiarazione e poi subito scendere in incognito a Pedara. Bene, salire ci sono riuscito, scendere pure a fare la dichiarazione non proprio, mi sono bloccato e allora a un certo punto mi è venuta la frase: vuoi stare con me? E lei mi ha risposto molto garbo: no, guarda, sono troppo piccola, devo studiare, però se avessi avuto 18 anni, allora io, preso dall'orgoglio, dice sì, aspetto 2 anni. E tu, Rita, pensavi di essertelo tolto di torno? Diciamo di sì, però non proprio, perché lui mi stava sempre in giro, faceva di tutto per farsi vedere. Allora, per esempio, andavamo al GREST e prendeva la palla di pallacanestro e a un certo punto palleggiava e con la coda dell'occhio cercava di vedere se io controllavo o meno che lui facesse canestro, e faceva così. Bellissimo. Non aveva fatto canestro mai? Mai. Mai, guarda.
insomma, diciamo che hai preso le distanze, eri anche molto giovane, quindi probabilmente vivevi vissuta protetta nell'ambito familiare. Sì, perché io ero ancora, avevo 15 anni, quindi non avevo assolutamente intenzione di fare qualcosa di serio, anche perché c'erano altri pretendenti, ma a me non me ne importava proprio niente. E siccome ero cresciuta sotto un'educazione di genitori protettivi, come sotto una campana di vetro, per cui ero un po' timida, un po' ingenua. Ecco, tu invece, Antonio, già la consideravi la tua ragazza. E beh, io ho dovuto fare terra bruciata, perché c'erano parecchi pretendenti, allora io, al di fuori di noi due, sapevano che io ero già stato insieme, in maniera particolare, però stavo insieme. Ecco, l'inghippo scoppia quando a Rita arrivano certe voci. Infatti, a me arrivano certe voci, mi vengono a dire che Antonio dice che fa lo spaccone, che siamo insieme, che mi ha baciato, al che sono andata su tutte le fure, senza alcuna spiegazione, non gli ho parlato più. Sì, sì, bellissimo. Anche nel ricordo è rimasto di stucco. Rimango sempre di stucco. Sei rimasto male quando, eh? Eh sì, perché insomma è come se ti crolla un castello di sabbia. Ecco, io avevo fatto tutti i programmi e le cose, e a un certo punto non mi parla più, mi stravolgo, divento un altro, il mio carattere cambia, addirittura faccio del male anche a una ragazza, mettendomi insieme a lei, ma non volendole bene. Insomma, l'occasione è buona per chiedere scusa. Chiedo scusa a questa ragazza, indubbiamente. Insomma, passa del tempo, vi incontrate alle feste dei comuni amici, sì. Però non vi parlate più. No. Quando poi Antonio ha il piacere, sì, di mostrare la macchina nuova a Rita. Sì, e allora, come tutti i ragazzi, la macchina nuova dice: vuoi fare un giro? E allora mi concede questo giro, riesco a dirle: possiamo sentirci? Lei dice: fai come vuoi. Quindi a quel punto prendo la palla al balzo e incomincio, capisco che c'è una via libera, e incomincio a fare un corteggiamento rapido da 2 anni, in 2 mesi, tutto, rose, lettere, regali, tutto quello che si poteva fare. E cos'era cambiato in te, Rita? Beh, io in quegli otto, nove mesi ho capito che Antonio mi mancava veramente e quindi non era un rapporto a senso unico, e al che mi sono resa conto che avevo proprio bisogno di lui. Insomma, sei corsa ai ripari in tempo utile e nel settembre del 1993 finalmente è arrivato il primo bacio ufficiale. Complimenti ragazzi, benvenuti, accomodatevi. Saluto anche ai vostri genitori, amici, parenti che vengono dalla provincia di Catania. Come dice, scusi? Il fuoco dell'Etna, questo qua. Ah, il fuoco dell'Etna, sì. Avevamo già notato un certo calore. Bene, ed eccoci al fatidico momento, il momento in cui le coppie raccontano, diciamo, le motivazioni profonde del loro rapporto e della loro scelta riguardo al futuro. Ecco, se fossi un arbitro di boxe direi fuori sentimenti. Ah. Te ne intendi di boxe? No. Come si dice boxe? Box. Ecco, non è la stessa cosa. Bene, e allora comincerà Francesca a fare la sua dichiarazione a Giuseppe. Prego. Dunque, questo è il prezzo che devo pagare per averti fatto pochissime dichiarazioni e quindi mi tocca farla qui davanti a tutti e sai quanto mi imbarazza. Quindi volevo chiederti se per favore anche questa volta puoi leggere attentamente nei miei occhi e nel mio cuore tutto quello che vorrei dirti e magari non riesco a dirti in questo momento. Se ripenso a tutti questi anni passati insieme è ovvio che mi ritengo una ragazza molto molto fortunata. Perché tu, grazie alla tua testardaggine, che è il tuo miglior pregio e anche il tuo miglior difetto, sei riuscita a conquistare il mio cuore. Sei riuscita a sciogliere quel ghiaccio che mai nessuno è riuscito a sciogliere. Hai usato una tecnica perfetta, mi hai cucinato a fuoco lento, perché probabilmente avessi usato la forza non saresti mai arrivato a me. Che dire, io ho una grossa stima di te e ci tengo molto in questa occasione a dirti che tu non sei inferiore a nessuno, sei il migliore per me e sei il mio punto di riferimento e questo non te lo devi dimenticare perché io sono già una ragazza molto insicura e quindi molto spesso vengo a cercare il tuo aiuto anche soltanto per una spalla. Parlo per me, però lo sai, parlo anche per tutte quelle persone che ti stanno intorno e ti vogliono un gran bene e anche se te lo fanno capire ma tu non vuoi capirlo, ti vogliono tantissimo bene, ti amano da morire. Io lo so che tu vorresti sentirtelo dire e quindi in questa occasione che io ti dico che ti voglio bene, mi fido di te, sono fiera di te,
sei il mio punto di riferimento in ogni momento, in ogni attimo, non cambierei niente di te. Sono felice di essere qua, grazie per la pazienza, ma dovrai averne ancora per tanto, tanto tempo, diciamo per tutta la vita, va? Grazie. Dichiarazione d'amore, di stima, di fiducia, ti dà una spinta per un mese, ma che dico un mese? Per un anno? Ma che cosa dico un anno? Per tutta la vita. Certo, sono molto contento di sentirmene dire che finora ho sempre letto nei suoi occhi queste cose e sentirsi dire fa un altro effetto. Quindi sono veramente contento di tutto questo, però anche se lei non me l'aveva mai detto, ero consapevole che era quello che provava, quindi una forza in più per andare avanti. Francesca! Ma è vero che prima di conoscere Pino tu avevi un soprannome particolare? Sì, mi chiamavano tutti Miss Iceberg. Ah, sì. Sì, perché comunque sono sempre stata molto rigida. E se mi capitava l'occasione di approfondire la conoscenza con un ragazzo evitavo l'ostacolo, arrivavo sul più bello e poi mi tiravo indietro per la paura di essere legata, di essere ferita, perché secondo me comunque voler bene significa anche poter soffrire a volte e avevo molta paura di questo, ma lui ci è riuscito lo stesso e sono molto contenta perché mi ha tirato fuori delle emozioni che prima sapevo di avere ma nascondevo perfettamente, quindi sono molto contenta. A più tardi. E adesso tocca ad Antonio, questa volta senza smarrirsi come la prima volta sull'autobus, speriamo al ritorno dalla gita. Riassumere i 10 anni di passione, di amore, i tuoi 10 anni, e dire a Rita perché la vuole con sé per il resto della vita. Prego. Tesoro, io effettivamente mi sono scordato quello che devo dirti. Sarà una cosa che mi succede spesso. Però una cosa mi ricordo sempre con grande attenzione. È stato il primo giorno che ti ho visto. Il primo giorno che mi ha lasciato impietrito dalla tua bellezza, dai tuoi capelli ricci, dalla tua figura. Io ho sentito una scossa dentro di me e ho detto, è lei, è la mia ragazza. E sapevo già che tu eri la mia metà, ma il problema era fartelo capire. E allora ecco che ho passato notti insonni a fare piani, disfare piani, cercare atteggiamenti o qualcosa che potesse colpirti in qualche maniera. Io ti amo più della mia vita e ho sperato sempre in questo momento per poterti dire davanti a tutti quanto grande fosse il mio amore. Alla fine stiamo coronando il nostro sogno e questa è la cosa che mi fa molto più piacere. Io ho incentrato la mia vita su di te, tu sei stato il mio universo e lo sarai sempre, come anche tu sarai il mio sole in tutta la mia vita. Pensato altre cose, però... Ah sì, anche stavolta è andata... Ma io penso di disdire il contratto con l'Enel, perché ogni volta mi leva l'elettricità al cervello. Ah, ti vai in... Beh, vabbè, avrà detto altre cose da quelle che aveva previsto, ma mi pare siano state parole molto, a parte sincere, schiette, ma insomma, piene ma di amore. Ma lui in qualsiasi volta, qualsiasi momento, mi lascia sempre senza parole. Sempre. E anche questa volta ci è riuscito. Antonio ha confessato di essere geloso, ma quanto lo è in realtà, Rita? Da zero a infinito? Sì. Infinito. Sì? Sì. Da buon maschio siciliano sono geloso. Ma per tradizione, non perché ci siano motivi seri, no? No, è una tradizione che mi porto appresso, un retaggio del passato, e posso io disattendere questo retaggio? No.
Sono geloso. Ma fa male essere geloso, no? No, a me fa piacere. Allora, è un buon motivo per continuare. E adesso andiamo un po' a vedere qual è stata la risposta di Pino alla tenera dichiarazione della sua fidanzata. Dunque, Francesca, è vero che il tuo fidanzato ha bisogno di tenere tutto sotto controllo? Verissimo, sì sì. Se qualcosa pensa che gli stia sfuggendo di mano, va su tutte le furie, entra in tilt completo. Ma dai, vedendolo così dolce e sereno non si direbbe. Insomma, lui vuol vedere dove metti i piedi, questo vuoi farci sempre, capire? Sempre. Allora ti diremo che per amore tuo, lui ha fatto una cosa che precedentemente non aveva mai fatto in vita sua. Sono curiosa. Glielo dico. Ha preso l'aereo. Wow, il suo primo volo. Non è finito. Lo ha guidato lui. Non ci credo. No, avevo esagerato, scusate. Mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. No, questo ancora non è successo. Però ti devo dire la verità, per taluni aspetti ha fatto molto di più. Sempre per amor tuo. Sei pronta? Quell'aereo, diciamo, era solo il prologo di un'avventura degna di James Bond. E come si dice James Bond? Proprio come l'hai detto, James Bond. Perfetto, grazie. Vediamo che cosa ha fatto per te, Tom. Prego. Ciao tesoro, io dico sempre che per te fare qualsiasi cosa, ma in realtà non ho avuto grandi occasioni per dimostrartelo. Sai, io mi trovo in un posto stupendo, a Champ-Luc, in Valle d'Aosta, e dietro le mie spalle mi trovo il Monte Rosa e il Cervino, e davanti a me la gloria, speriamo. Sai perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il lago. La prova che devi fare oggi, siediti pure, tieniti forte, sì? Consiste nel fare un'immersione sotto i ghiacci. Benissimo. Sotto i ghiacci. Ci immergeremo dentro un buco che abbiamo fatto ieri nel ghiaccio, è un buco piuttosto profondo, però ci sono problemi, entreremo, ti accompagneremo sotto questi ghiacci attraverso questo buco e usciremo poi da un altro buco posto a circa 60 metri da quello. Ok Pino. Guarda, qui lo spessore del ghiaccio è circa 80-90 cm, è molto spesso. Mano agli attrezzi e spacchiamo. Sistemati i capelli adesso, Ghiacciati un pochettino, fai uscire un po' di aria. E adesso di com'è, bella fresca. Soffri in silenzio. Francesca, io ci voglio provare. Lo sai che sono molto testardo e non mi tiro mai indietro. Quindi ci proverò. Speriamo che vada tutto bene. Giù. È tutto buio. Sto passando. Adesso capisco cosa provi quando hai freddo. Oh no, avrei bisogno anch'io di qualcuno che mi possa scaldare adesso. Arrivano. Bravo. Ciao Pino. Mi ha detto l'acqua che non vada dentro. Ce l'ho fatta, amore. Pino, complimenti, sei stato grande. Grazie. Bravo, bravo. Grazie.
critico. Andiamo, vieni. Andiamo al caldo. Francesca, tu sei molto freddolosa e ti avvicini sempre a me perché dici che io sono molto caldo. Ma ti assicuro che in questo momento avrei bisogno io di te qua vicino. Un bacio, a presto, ti amo. Altro che prova d'amore, prova di sopravvivenza questa, oh, complimenti. Hai fatto impazzire tutti. Immersione sotto il lago ghiacciato, quindi nessun tipo di visibilità. Nessun tipo di visibilità, insomma. Ma soprattutto è stata una novità generale, perché ho incontrato... È stata un'avventura un po' ansiosa, il gatto delle nevi, la motoslitta, tutto nuovo. Il ghiaccio, l'immersione, io non mi sono mai immerso in vita mia. E poi l'ansia di uscire, la paura di non farcela, sembrava tutto tranquillo esternamente, ma in realtà è una strizza incredibile. Non si capiva, sai, non si era apprezzato nel filmato. E com'è stato l'impatto con l'acqua? L'impatto è stata una cosa allucinante, perché... Appena mi sono immerso per la prima volta non mi sentivo più le mani, avevo le mani ghiacciate, ma poi forse la tensione, la paura di non farcela mi ha fatto passare tutto. Non vedevo niente, ma l'unico mio obiettivo era quello di riuscire a farcela, perché come sono fatto io, finché non sbatto la testa non mi tiro mai indietro. Quindi... C'era solo il ghiaccio per sbattere la testa, per fortuna non l'hai sbattuta. Ero in una situazione un po' strana, perché non essendo mai immerso in mare mi sono trovato in montagna con la neve sotto 90 cm di ghiaccio e quindi la paura c'era. Quindi... Adesso in vacanza potete andare dovunque, c'erano dei limiti fino a stasera e l'impraticabilità di vari campi. Quindi abbiamo aperto un futuro radioso anche per le vacanze. E, Miss Iceberg... Sapete, io sono un po' esperto di Miss, allora. È ulteriormente sciolta da questa impresa? Sì, però sono molto soddisfatta perché finalmente sa che cosa si prova ad avere freddo. Ha trovato la maniera di averla vinta, brava. Grazie, complimenti, grazie, complimenti, grazie. Ci vuole un coraggio non da poco. Miss Iceberg è un bel titolo per Miss Italia, sì. Che dici? Lo propongo a Mirigliani. La ragazza più lucida, quella impassibile. Quella dagli occhi di ghiaccio. Mi fare così. Allora, e adesso tocca a Rita mostrare di che pasta è fatta. Sono ma curioso. Alto un passo, come si suol dire, un passo indietro. 10 giorni fa, Antonio, tu hai fatto una cosa molto carina, che ti fa onore. Dietro richiesta di Rita sei andato in campagna ad aiutare il suo papà. Rita ti è stata molto grata di questo, perché oltre ad essere stato gentile con suo padre, ti sei, diciamo, elegantemente tolto di torno. Piace questa cosa, sì, questa metafora. E lei così ha potuto fare la prova d'amore. Se no, quando la mollavi, geloso come sei? La gelosia ha le sue regole. Ecco, esatto. Adesso la regola è questa. Dove è andata Rita quel giorno? Dove è andata Rita quel giorno? No, te lo chiedo io adesso. Te lo chiedo io, dove è andata? Non hai nessuna idea? Come posso averne idea? Non ho idea. Ma cos'è che provoca terrore proprio in Rita? Ci sono un sacco di cose che... Allora... Dunque, incominciamo con i serpenti. Fare l'elenco però, I serpenti, al primo posto. La claustrofobia, le vertigini, gli esami, sì, sì, era pure... Ci hai azzeccato, hai detto la parola giusta, esami. Ah. Esami. Guarda che esame ha dovuto superare la tua Rita, tra l'altro con un vecchio professore anche abbastanza brontolone. Guarda un po', per amore tuo tutto questo. Irascibile e lunatica, ma tu lo sai che quando sono in attività sono peggio di un vulcano e oggi voglio scendere nelle viscere dell'Etna e trovare qualcosa di prezioso per te. Bene Rita, adesso andiamo giù in questo tunnel di scorrimento lavico che si è formato con un'attività del 1700, però è sempre una cosa molto tranquilla. Speriamo. Non dirmi che soffri di claustrofobia adesso. Un po'. Ok, adesso mettiamo il tuo imbrago, così andiamo dentro. Ma questa non è una prova d'amore, è un'avventura. Ci prepariamo a fare questo pozzetto. Ma quanto è profonda! Stai tranquilla. Cammina come se dovessi camminare. Con le gambe tese, non flettere le ginocchia. Piccoli passi. Da incubo! Piccoli passi.
Piccoli passi. Madonna, dove mi state portando ancora? Come mai è bianco? Che bello! Sai che non l'avevo mai visto? Mi distrai. E anche questo è stato superato. Beh, ma adesso qua la grotta è finita. No, e la quindi... grotta continua. Come adesso continua? Possiamo sdraiarci e cominciare a strisciare. Aspetta. So che il momento è poco opportuno, ma se dovesse esserci terremoto, noi che facciamo? Oddio. Pensare, sì. Antonio, se sapessi dove mi trovo. Oh. Ah, sempre tesi? Sempre tesi, non scendere di piede però, non scendere con piedi. Non scendere con piedi. Il sinistro, il sinistro. Oh, finalmente la luce. Mamma mia. Oddio. Rita, purtroppo c'è una brutta notizia da darti. Cioè? Se me lo dici proprio in questo momento! Se ti affacci fuori capirai da sola. Oh. Ci sono 20 cm di neve fuori. Ce l'abbiamo fatta. Dai, siamo fuori dalla grotta. Oh, mamma, meno male. E con questa nebbia abbiamo pochissima visibilità. Ok. Comunque andiamo. Ma la lava? La lava, non possiamo andare più su, come vedi è troppo chiuso il tempo, troppa nebbia, quindi è pericoloso spostarsi, siamo già a 3000 circa, quindi è troppo pericoloso. Vabbè, comunque Antonio, sappi che io non mi arrendo e rimango qui finché il vulcano non si risveglia, eh? Che coraggio! Ce n'è già uno accanto, Vulcano! Esatto! Allora Antonio, che te ne pare? Sono senza parole. Devo solamente dire una cosa. Dovevate per forza farmi andare alla campagna a lavorare per fare questa prova, non si poteva fare qualcos'altro. E attenti, ci andavi pure te, non ci passavi là sotto, eh? Non ci passavi, scusa, te lo faccio notare. Piuttosto, ti abbiamo visto a tuo agio col pipistrello. Beh, a mio agio perché il pipistrello era in letargo. Ah. Perché se si fosse mosso, altro che il vulcano. Sai le capocciate lì? Rita, tu hai detto che cercavi qualcosa di prezioso, l'hai trovato? Sì, ho trovato qualcosa di prezioso per Antonio. L'hai trovato? Sì. E sta qui? Sì, sta qui. Fabrizio, dai, vallo a prendere. Se è pericoloso? No, non è pericoloso, dai, vallo a prendere, dai. Vabbè, allora torno subito, eh. Voglio vedere questa cosa. Avete voi quella cosa che ha portato Rita? grazie. Ecco qua. No, non si sveglia. Pesicchia. Pesicchia, però ce la faccio. Ecco. Perché? Che cos'è? Questo è un cuore. Questo è un frammento di lava a forma di cuore, che l'abbiamo trovato nella grotta, mi è piaciuto, a 1800 metri di altezza e lo vorrei tenere come ricordo di questa trasmissione e di questa impresa che ho fatto per te. Ma sai qual è il colmo? Io a lei la chiamavo cuore di pietra. No, bellissimo! Cioè non è metaforico che lui ha una testa dura come la pietra. No, sarebbe troppo poco. No, scherzo, eh. Bellissima iniziativa, puoi appoggiarlo. E cominciamo a questo punto con la possibilità da casa di votare. Certo, spettatori di tutta Italia, unitevi. A partire da ora, voi che ci state seguendo da casa comodamente, potete indossare i panni di arbitri e di giurati e votare le coppie che voi preferite. Se vi siete decisi a sostenere Giuseppe e Francesca, allora telefonate allo 0878 6001.
Se invece avete scelto Antonio Rita, il numero da fare è lo 0878-6002. E non dimenticate che potete votare ininterrottamente almeno quasi fino alle 11.20, 11.30, in qualsiasi momento della serata, giusto Fabrizio? Esatto, esatto, aspettiamo i vostri voti, le coppie aspettano i vostri voti, e intanto noi, mentre loro si cambiano per il gioco di riconoscimento, parliamo con i nostri amici in giuria, che tra l'altro abbiamo scoperto hanno dei rapporti nella vita tra di loro, sono coppie affiatate, perché Magalli e Barbara De Rossi si incontrano all'asilo, abbiamo scoperto, sì, vero? Io e Valeria ci incontriamo. Valeria, esatto. All'asilo. Ma io sono già in seconda quest'anno. Sei già io sono passato. Poi con Luca Barbarossa vi incontrate nella farmacia di Valeria. Sì, sì. Io sono cagionevole, quindi. No, spesso... no, dentifricio, quelle cose là. Quelle cose... Oh, manca per ora il contatto tra Barbara De Rossi e Barbarossa, ma sulle assonanze no, già ci siamo. Ci siamo conosciuti, eravamo piccolissimi a Luca. Ma va. Ma vero. Tantissimi anni fa, eravamo proprio piccoli. Lui aveva i capelli lunghi fino qua, quando lo conosciuto. Lei pure. e lei era una splendida, una delle tante splendide attrici di fotoromanzi, che mi ricordo. Ero piccolina, 16-17 anni, feci fotoromanzi, si andava a girare in queste case dove c'era lui. Che suonava la chitarra non in una stanza con i capelli però. Lunghi. Che era casa mia, era cioè casa non è che mi imbucavo. Casa mia veniva affittata ogni tanto a... così era. Andavamo in questa villa dove c'era lui che già suonava, ma era piccolo piccolo. Senti Barbara, sì. Parliamo della tua storia d'amore con Branco. Sì. Voi vi siete conosciuti e innamorati sul set di una fiction, Colibri sì. Rosso, una storia che sembrava un po' la vostra. Una donna che si innamora di un ballerino serbo molto più giovane di lei. Ma tu non eri contraria alle storie d'amore nate sul set? Allora, ero contraria non solo alle storie d'amore nate sul set, ma avevo anche dei preconcetti nei confronti delle storie di donne più grandi degli uomini. Avevo proprio questa sensazione, un po' per moralismo, un po' per educazione, così. Quindi ero molto contraria ad avere delle storie con delle persone più giovani. Mai dire mai nella vita, perché poi, ecco, poi magari ti capita la persona speciale e ti innamori. E quando ti sei accorta che ti eri innamorata di lui, hai accettato serenamente l'idea? No. Oppure hai cercato di combattere? Ho smesso di mangiare. A me mi è capitata una cosa molto strana che non mi è mai successa. Io ho smesso di mangiare totalmente e ho cominciato a consumarmi, piano piano mi consumavo. Poi lui si metteva sempre seduto davanti a me quando mangiavamo a pausa, per cui cercavo di mangiare. Me lo trovavo davanti e non riuscivo più a mangiare, per cui ho cominciato a dimagrire in maniera vistosissima. Branco. No, non è stato semplice. No. Branco, il vostro primo bacio è stato un bacio sul set. Tu l'hai vissuto in un modo professionale questo bacio oppure ti sei fatto coinvolgere subito? Sarei bugiardo dire se sono stato un professionista in quel momento. Penso che anche dici amore, no? No, non è stato, non è stato un bacio no. professionale. È molto è raro poi, perché io non ho mai avuto partner nei film. Si non mi sono mai innamorato che era di altre cosa persone. Diversa. Però diciamo che il primo bacio non era proprio il vero bacio sul set. Dopo è avvenuto. Poi ci siamo nascosti e ce lo siamo dati davvero. Anche perché darcelo davanti a tutte le persone diventa un po' imbarazzante. Sì, allora, era anche per non consumare pellicola. Sì, se no durerebbe. Uno stop che non arriva. Torniamo più tardi da voi. Ecco, Luca, Ingrid sappiamo che è molto legata alla mamma che gestisce un ristorante in Costa Azzurra, no? E sappiamo che tu devi sempre informarla se vai ospite in qualche trasmissione. La mamma di Ingrid ama vederti. L'avete avvertita che stasera eravate qua? Sì, sì, sì. È stata una mia complice perché appunto lei non sapeva nulla di tutto questo, è stato un nostro gioco con te, eravamo d'accordo. E sì, quindi ho avvertito tutta la famiglia in Francia che vede Rai 1 perché la tecnologia ha fatto passi da gigante. La volete salutare? Sì, la saluto io. Buonasera mamma, bonsoir e a tout à l'heure. Ingrid, qual è la più bella sorpresa che ti ha fatto Luca? Qual è? Okay. Non so poi. Non si può dire. No, ce n'è una che bella che ha fatto lei a Luca quando ha fatto non lo posso dire. Ho fatto finta di? Sì, che venivi per un weekend e sei rimasta tutta la vita. Tutta la vita. È la verità. È la verità. La valigia mi sembrava un po' grandicella. È arrivata con queste valigie e dico amore, ma che il weekend è tranquillo, dico andiamo al mare, non è che facciamo niente. Dice sì, no, ma io poi torno, faccio. E non è più partito. No, ho preso un taxi per andare all'aeroporto, gli ho detto non accompagnarmi perché vado da sola, non c'è bisogno. Sono andata in albergo, gli ho lasciato un biglietto sulla tavola dicendo appuntamento alle 8.
È arrivato in albergo, mi ha visto e gli ho detto sto lì per sempre. Bellissimo. Beh, dopo ci raccontate altri dettagli. Adesso facciamo una breve pausa, poi parleremo con Giancarlo e Valeria, Giancarlo Magalli e Valeria, sua moglie, e poi il gioco del riconoscimento. A tra poco, grazie. A tra poco. Per tutta la vita, tra poco con le nostre coppie per il gioco di riconoscimento tradizionale e qui con la nostra giuria. Giancarlo, chi è? Allora, anche sul vostro primo incontro ha fatto tutto Valeria. Vabbè, ma sembra che io sia un passante. Lei mi ha dato l'input, come si suol dire, però sì, in effetti l'iniziativa l'ha presa lei. Cioè lei ti ha telefonato perché ti aveva visto in televisione? Sì, non è che non facevo però il conduttore televisivo. Sono stato anche una persona normale prima, per un certo numero di anni. Facevo l'autore di un programma. Avevo fatto un programma da conduttore, per la verità, nell'80-81. Illusione. Si chiamava Illusione. Illusione. Solo che. E andò anche bene, solo che in quel periodo c'erano tutti alla RAI, tutti. Erano tutti qua, Buongiorno, Baudo, Corrado, erano ancora tutti qua. Quindi mi dissero, grazie, le faremo sapere, come nelle migliori famiglie. E io mi sono rimesso a fare l'autore. Lei mi aveva visto in quel programma e poi mi rivide quando facevo l'autore di Pronto Raffaella con la Carrà. Raffaella ogni tanto mi chiamava davanti alla telecamera e lei lì mi vide e non so perché. E cosa ti aveva fatto innamorare di Giancarlo, Valeria? Ma mi era simpatico, mi faceva ridere, era carino. Hai capito? Mi piacerebbe conoscerlo. Poi in realtà abbiamo cominciato, l'ho chiamato, ci siamo visti e mi ha cominciato a far ridere sempre. Abbiamo fatto grandi risate insieme. Beh, veramente. Insomma, certi momenti mica da ridere pure, ci sono stati, che vuol dire? Pare che, insomma, no. Però sì, così, grandi allegramente. Grandi risate e poi ho scoperto anche che era una persona com'è, buona, perché magari pensano molti che sia cattivo, invece uno molto buono e generoso, e mi sono innamorata. Insomma, diciamo che conoscendolo l'hai trovata ancora meglio di come l'avevi immaginato. Sì. Anche perché peggio era difficile, insomma. Dopo ti conosceremo come papà. A proposito, salutiamo Michele. Michi, sì, Michi. Abbiamo molte bambine stasera davanti alla televisione. Ciao, Martina Michi. Invece viene salutata giustamente. Baci, da Barbara. Baci, baci, amore mio. Ecco. Oh, e dopo poi parleremo delle famiglie e adesso salutiamo anche Valerio. Salutiamo Valerio che. Valerio ha 6 mesi, credo stasera usciva con una, quindi. Beh, l'avrò registrato il programma per poi vedervi domani. Allora, a tra poco, amici della giuria simpaticissimi, e invece è il momento del riconoscimento. Prego Romina. Certo, anche stasera il primo gioco del riconoscimento vedrà le ragazze nel ruolo di prede, mentre voi, Pino e Antonio, sarete cacciatori alla ricerca del particolare misterioso e potrete servirvi esclusivamente della punta di un dito. È una prova maliziosa che sicuramente farà molto rumore. Sì, è proprio per questo che mi sono isolato dentro questa testa di pollo, per non sentire nulla. Fabrizio, guarda, peggiori ogni settimana, ma rumore perché? Rumore perché questa prova farà chiacchierare, hai capito? Nel senso di gossip. Gossip cosa? Proprio rumore, anche perché la musica è un cavallo di battaglia di Raffaella Carrà che si intitola proprio Rumore. Lo vedi che c'avevo ragione io.
risata straordinarie! Straordinarie! Guarda, guarda! Il saluto come Raffaella! Perfetto! Mamma, guardate, perfetto in tutti i dettagli, dall'abbigliamento ad ogni singola mossa del balletto. Oh, bravi anche a voi, strepitosi, complimenti, complimenti. Scusate, com'è quella con la testa fra le mani? Com'è? La mossa fra la testa fra le mani? Vai, ecco, sì. E quella con lo svitamento del braccio, com'è? Ecco qua, benissimo. Oh, è proprio il caso di dire caramba che Raffaelle! Complimenti. E vi dirò, per proseguire la metafora, che i vostri fidanzati sono qui! Eccoli qua! Venite, venite! Eccoli qua! Devo dire che raramente ho visto i fidanzati così sbigottiti come voi poco fa. Ecco, prego, sfogatevi, il momento. Voi due, sentiamo prima, Pino. Poi sentiremo, prego. Vedo che quando vuole si muove. Quando vuole si muove! Vuol dire tutto questa dichiarazione. Bene. Vabbè, già detto tutto, prego. Io sapevo che era un vulcano, ma fino a questo punto non l'avrei mai immaginato, sinceramente. Comunque, complimenti. Vabbè, ogni sera si scopre qualcosa, ogni giorno sì, si cresce, no? La coppia certo, cresce. Però i ballerini, devono stare più attenti. Devono stare attenti? Certo. Devono stare attenti. Sono andati via, sono partiti adesso per un lungo viaggio. Allora, voi non sapevate di avere una diva in casa. Ecco, Schetto Biondo ce l'avevano, biglietto alla lotteria, adesso siamo fuori tempo massimo, ma non manca invece lo storico ombelico di Raffaella, che anni addietro fece impazzire il paese, che tuttora turba il sonno di molti italiani e che probabilmente fra poco turberà anche la serenità di Pino e Antonio. Non è proprio quello di Raffaella quello che cercherete tra poco. Romina, come si dice ombelico in americano? In inglese si dice belly button. Ah, perfetto, non ho capito. Cioè, vuol dire bottone della pancia. Ah, bel bottone, benissimo. Belly button. Allora, adesso come potranno riconoscere... Qual è il riconoscimento? Allora, è proprio l'ombelico, sarà il dettaglio fisico che i nostri due amici dovranno riconoscere fra tutte le Raffaelle qui presenti, utilizzando esclusivamente la punta del dito indice. Eccolo qua. Alcune tecniche orientali possono usare, come quella svita a vita, così. Vita. O sì. Quella solleticosa accompagnata dal classico giri, molto bene. Allora ragazzi, indossate le bende. Ecco qua. E noi facciamo una bella insalata di ombre. Aspettate, bende. Porta la rullata stavolta. Insalata di ombelichi, via! Prego. Muovetevi alla Raffaella Carrà, per favore. Alla quale mandiamo naturalmente un saluto affettuosissimo. E attenzione, Pino, preparati con l'indice puntato. Ecco, scusate, dobbiamo controllare in che condizioni è l'unghia. Pulita. Pulita. No, per sicurezza c'è una messa a punto delle unghie. Ecco, il pit stop, via! Ecco, benissimo, no, per evitare danni all'ombelico delle ragazze. Ecco, attenzione, stop! 9 secondi e 30, buono come tempo, buono. Attenzione, possiamo cominciare, via, prego. Una limata pure al microfono, ecco. Sì? Ti sembra? No. No, perché? No. Questo no, è troppo duro. Troppo duro. Faccio fatica a riconoscerle anch'io vedendole. Beh. Questo no, neanche. Anche non è neanche perché? Lui. È troppo... Oltre a essere duro, anche questo è troppo... Rotondo. Troppo rotondo. Troppo rotondo. Come fa a essere troppo rotondo? No, nessun commento. No, questo neanche. Perché? Oh, piano, che fai? Spingi, che? No, neanche. C'è pericolo. Perché no questo, il numero 3? Va bene. Troppo. Numero 4. Se è no, è no, è inutile. No, neanche questo. Anche questo è troppo. No. Troppo. Ombelico, troppo ombelico. Numero 5. Perché? Forse che... si avvicina di più. Si avvicina. Sa perché? Quale motivo? Bello morbidoso. Morbidoso! Beh, complimento, chi l'ha ricevuto sarà contento. Ecco, numero 6 questo. Sono circa 20 secondi che stai indugiando sì, su questo ombelico. Che c'ha di particolare? Era quello? Ti sembra? No, sta mugugnando. No. Non si è capito. Che c'ha quell'ombelico? Vabbè, non vogliamo saperlo. Ah, aspetta. Scusa, stessa regola. Qui vedo che c'è bisogno di un interventino. È pronti? Antonio, via! Ecco qua. Ecco. Bene, qua. Scusa, piano. Ecco, perché c'è un piccolo disavanzo. Stop!
8.50, meglio forse, abbiamo fatto meglio. Sul pit stop siamo stati più bravi. Andiamo avanti, cominciamo. Numero 1. No, no. Perché? No. È duro. È duro? Sì, sì. Mi dispiace per lei. Numero 2. Aspetta, cerchiamo di centrare l'ombelico. È ruente, Antonio. È allungato. È allungato, questo è allungato, non può essere lui. Numero 3, piano piano. Ecco, piano. Vai dappertutto, perché non va? Vai, non, cosa fa? Numero 3. Potrebbe essere. Potrebbe essere, non si può fare il solletico, è vietato dal regolamento. Numero 4. No, e dov'è? Antò, abbi pazienza. Ecco. Numero 4. È duro. Ecco, vabbè, no, no. Ognuno ha il suo ombelico, non è che. Numero 4. Numero 5. Ragazzi, mi raccomando, panci immobili, resistete al solletico senza ridere. Potreste. È ovale. Cos'è questo? Ovale. O è ovale. Complimenti. Che numero siamo? Al numero 6. Una confusione abbiamo fatto? No, no. Per no. Quale motivo? È sporgente. È sporgente, bello. Però ho trovato un aggettivo diverso per ogni ombelico. Ora sentiamo Pino. Pino, la tua fidanzata? Dico... Attenta a quello che dici, questa è una resa di conti grave. Il ditino. Speriamo che sia la quinta. Speriamo che sia la quinta. Invece per quanto riguarda Antonio? Credo la 3. Lui pensa alla 3. Allora, avanzi la numero 5, prego. La numero 5. Ecco. Verifica. No, no, ecco, sì, stavate per fare un incontro brusco. Ecco. Dubbio, dubbio, attenzione, dubbio. Aio, il ditino ha sbagliato? Io dico di sì. Però non c'è il coraggio di togliersi la mascherina, eh? Va là, dai, sì, rischi. Io dico di sì. L'ha riconosciuta dal gomito. Attenzione! No, dall'omo. Sì, complimenti! Accomodatevi, festeggiate pure. Numero 3, prego, si accomodi. Prego, aspetta che aiuto, aiuto, aiuto. Ecco, un po' più avanti, grazie. Ecco qua. No. Perché? Perché? Oh, piano, andiamoci piano. Oddio, piano. Oddio, adesso che glielo dice. Ma però hai avuto paura. Hai avuto paura, l'ho visto. Terrore negli occhi. Ma tu sei un pazzo. Ma se non era lei, era finito. Mamma mia, vabbè. Grazie ragazzi, andate pure a prepararvi. Grazie, grazie. Venite, venite. 10 anni di... Ah, cioè, insomma, uno riconosce. Allora, ragazzi, complimenti. Facciamo così, le ragazze subito a cambiarsi. Andate pure, così guadagniamo tempo. Complimenti a voi, ci rivediamo tra poco. Se state bravi tutti e due, la giuria ne terrà conto. A tra poco. Eccoci qua. Allora, signori giurati, tra poco il primo voto. E adesso una botta di ritmo e vitalità. Romina, permetti un ballo? Un ballo? Sì, abbiamo 3 secondi. 2, 1, musica! Ma noi prego. Non abbiamo provato. Ecco qua, mi sono rimesso subito dalla botta. Grazie. Allora, prima votazione per i nostri nobili giurati che, insieme a voi che te le votate da casa, assegneranno una crociera nel Mediterraneo ai secondi classificati questa sera ed una crociera nei Caraibi ai primi classificati, entrambe le crociere di 7 giorni. E i primi classificati che potranno poi tentare il colpo di fortuna della Station Railroad, che con il gioco... No, non sono capace di dirlo come Romina, quindi lo butto là, capito? Così. Della Station Railroad gioco delle tre campane. E adesso, pronti per la votazione. Prima di votare, però, intanto le ragazze si stanno mettendo in posizione. L'unica domanda di lavoro di questa serata. A chi? A te. A me? Sì, abbiamo visto poco fa lo spot di Subbuglio. È vero. È andato in onda ma non si sapeva che era una cosa, ma adesso hai rovinato, quelli pensavano, magari la gente pensava, dice, un programma carino pare. No, ancora non si sapeva che era mio. Dal 27 aprile, quindi... Dal giovedì dopo Pasqua su Rai 1, alle 20:50, è un programma molto particolare, devo dire, molto divertente, che parte da delle candid che abbiamo fatto mettendo in mezzo non VIP, non singoli, ma un intero paese. Ah, cioè 1.000-1.500 persone, tutto un paese al quale è stata fatta credere qualcosa che dà risvolti divertenti, ma soprattutto è la partenza per un tema
anche serio, insomma, cioè, sono successe delle cose anche importanti. Ti dico solo che nella prima puntata abbiamo convinto un paese che una grande industria avrebbe messo lì uno stabilimento di prodotti di ringiovanimento, quindi posti di lavoro, occasioni per tutti, però a una condizione, che i vecchi andassero via dal paese perché non facevano buona reclama. Quindi messi davanti a una scelta dura ed è successo il subbuglio. Però in studio poi si parlerà anche dei problemi, del lavoro, dei giovani, però in maniera divertente. Insomma, è una cosa nuova. Un programma stimolante, molto stimolante. Sì, e anche molto faticoso, devo dire, perché preparare tutte queste cose. Ecco perché sei dimagrito di ben 13 kg, ti ho spesato... E due carati, sì. E due carati, esatto. Beh, in bocca al lupo Giancarlo, allora. Grazie. Con chi lo fai? E c'è con me una ragazza giovane, fresca, bella e simpatica che si chiama Vanessa Incontrada. Ah, bellissima. Conosci, l'unica ragazza, bruna guarda, con le lentiggini del mondo, però è molto simpatica, molto carina, nuova. Beh, e allora un doppio in bocca al lupo a te, Vanessa Incontrada. Grazie. Con Subbuglio, e adesso siamo pronti per la prima votazione. E si comincia. È rimasto solo Pino, Francesca non è ancora arrivata. E allora, possiamo votare prima per l'altra coppia? Mi sa che per motivi, diciamo, proprio di computer non si può. Chiediamolo alla regia se possiamo votare prima per Rita e Antonio. Non si può. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. E allora... Hanno le mani nei capelli alla regia se gli fai una domanda di questo tipo. Esatto. Beh, sai... Anche perché hai visto... Allora, Luca, un breve commento invece su un anno per te importantissimo. Il 99 è stato un anno... che ti ha cambiato per alcuni aspetti la vita. Sì, infatti no, ne parlavamo proprio con Ingrid l'altro giorno, perché appunto, come hai detto tu, fra poco festeggiamo un anno di matrimonio, un anno importante perché è nato nostro figlio, un anno veramente intenso. Io ci ho messo tanto a decidermi, però insomma poi ho fatto tutto insieme. E sì, è una vita che è cambiata velocemente, e ne sono felice perché la vita deve cambiare, perché sennò diventa noiosa, insomma, quindi sono felicissimo di questo, non mi sono pentito. No, dico, tu sei pentita? No, no. A parte stasera dico che ti ho portato... Sì, sono rimasta male. Ho torto collo, quindi. Signori giurati, pronti a votare per le nostre coppie. Cominciamo, come dice anche il computer, da Francesca e Giuseppe. Prego, prima li vediamo inquadrati, eccola qua, grazie Francesca per aver volato per noi. E si sono cambiate a tempo di record, Luca deve votare e anche Ingrid, bravissimo. E ora Branco, ancora Branco deve votare, benissimo, abbiamo i voti di tutti. Ora azzeriamo e votiamo per Rita e Antonio, eccoli inquadrati, via, 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 perfetto, grazie ai giurati. Vediamo com'è andata questa prima votazione. Dunque, ha copiato? Ingrid ha copiato. Non è vero. Allora, vediamo. Allora, Giuseppe e Francesca, 51. Antonio e Rita, 48. Leggero vantaggio per Giuseppe e Francesca. Mamma mia, che tifo calcistico questa sera. Da casa, però, come sapete, potete cambiare il responso della giuria. Certo, e continuate a tifare e a votare telefonicamente per Giuseppe e Francesca da Torino. Un sorriso, please. Per loro 0878-6001. Se invece preferite Antonio Rita da Catania, il numero giusto è lo 0878-6002. Cheese! Molto bene! E adesso è il momento di ascoltare le canzoni che ci racconteranno ancora un po' delle loro storie d'amore. Giusto, Fabrizio? Giusto! Che cosa c'è di meglio di una canzone per raccontare una storia d'amore? Non è vero, forse? Io lo dico sempre. Questo è il momento in cui i fidanzati ci parlano del loro rapporto con l'aiuto di una canzone celebre a cui hanno adattato le parole. E da questa sera, per poter seguire meglio le sfumature delle loro storie d'amore, il nuovo testo, nuovo tra virgolette, ci sono alcune modifiche, potete leggerlo nella parte bassa dello schermo mentre l'esecutore lo starà cantando. Allora, Pino e Francesca sono pronti? Sì, a cantare sarà l'ex Miss Iceberg. Francesca, che cosa hai scelto? Che canzone? I dubbi dell'amore. Ecco, dovete cambiare le posizioni, sì, perché devi cantare col tifo della tua tribuna alle spalle, così. Ecco, vedi, già sono pronto. Dicevi, canterai? I dubbi dell'amore. I dubbi dell'amore, bellissima canzone scritta da Enrico Ruggeri per Fiorella Mannoia. E allora, da Francesca Perpino, i dubbi dell'amore. Prego. Prego. Come ero prima io, sempre chiuso nel mio...
morire dentro e fuggire per non dir la verità. E poi sei stato tu a scaldarmi, a cambiarmi l'esistenza, a convincermi che non so stare senza. Tutti i baci e le carezze che mi dai, io sono un'altra ormai. Butto via tutte le opinioni e vado contro il mondo con nuove convinzioni. Mi scioglierò con te, forse adesso soffrirò. Ci hai raccontato come questo ragazzo sia riuscito a farti cambiare opinioni e atteggiamenti, trasformando Miss Iceberg in una vera e propria coccolona. Sì, è verissimo. È riuscito perfettamente a far salire a galla quelle emozioni che non pensavo nemmeno di avere, e ci è riuscito con tantissima facilità. E penso che questa canzone spieghi tutto, nel senso che per me il dialogo è una cosa importantissima. E la volta in cui mi accorgerò che non stiamo più parlando, penso che verrà fuori veramente un putiferio, nel senso che i problemi vanno discussi, e quindi anche i più banali. Io dico sempre che se un problema ti occupa il cervello, non è mai banale, perché se te lo occupa vuol dire che è importante. In effetti hai espresso qualche timore per il futuro, no? Che nel nostro rapporto possa venire a mancare quel rapporto grande, di dialogo. Ho una grande, grandissima paura dell'abitudine, e quindi spero che il nostro rapporto sia sempre abbastanza frizzante. So che ci saranno dei momenti bui e saranno questi i momenti in cui c'è più bisogno di chiarirsi. Poi c'è tanta speranza. Come rispondi, Pino, a questa devo dire razionale ma anche giusta intanto provocazione? Mi faccio i complimenti perché ha cantato veramente bene e grazie. La porterò più spesso al karaoke. Vuol dire che e poi comunque io farò di tutto per far sì che la nostra storia, il nostro matrimonio non diventi una monotonia. E so che lei questo le fa un sacco piacere, e cercherò di tirarla più su di morale possibile quando avrà dei dubbi su qualsiasi cosa, e sarò sempre al suo fianco. Ecco, ma se Francesca dice ho paura che ci siano dei momenti in cui non si dialoga, per quale motivo? Perché tu tendi, sì, forse qualcosa a cercare di superare? Sì, questo è uno dei miei difetti. Io quando sono arrabbiato, quando ho qualcosa che non va, io lo faccio anche per una protezione nei suoi confronti, perché non voglio far sì che lei possa essere triste per me. E quindi se ho dei problemi mi racchiudo come un guscio e
quando ho superato l'ostacolo, il problema, e sono pronto a ripartire da capo. Questo mi capita spesso e lei me lo dice sempre, e ha trovato l'occasione giusta per dirlo davanti a tutti, quindi... Tanto così perché rimanesse, vero, in famiglia. Beh, comunque è importante, sì, effettivamente, al di là del fatto che ognuno ha il proprio carattere, però riuscire a comunicare, anche perché i problemi quando non vengono risolti subito, purtroppo, sì, vanno a sedimentarsi, no? Sì. E vanno a creare una crosticina che poi in qualche caso può essere difficile da rimuovere. Quindi questo era forse il messaggio di Francesco. Meglio risolvere i problemi un po' alla volta che accumularli, che poi magari è troppo tardi e non si può più. Quello mi impegnerò. Messaggio è arrivato al 100%. Prego ragazzi, accomodatevi, complimenti ancora. E adesso è il momento dei fidanzati di Pedara, provincia di Catania. Ecco qua Rita e Antonio che arrivano. Il microfono lo vedo. Anche in questo caso canta la fidanzata Rita, e hai scelto di andare un pochino sul difficile. Sì, canterò una canzone di Mina. Naturalmente non è dedicata alla stazza di Antonio. Aspetta, lasciaci indovinare guardandolo. Grande. Esatto! Una canzone meravigliosa di Renis Testa, Alberto Testa, grandissimo autore, che salutiamo anche perché ha compiuto gli anni proprio questa settimana. Ciao Alberto, complimenti! Per questi e tanti altri cavalli di battaglia. Questa volta però il testo Alberto è un po' cambiato. Lei lo ha cambiato per amore e tu glielo devi concedere. Alberto, non fare così, Alberto. Sei pronta? Sì. Grande, da Rita per Antonio. Prego. Grazie. Quando litighiamo io taglio tutte le comunicazioni
E quindi assolutamente non gli do possibilità di rintracciarmi. Di... Dovrò che fare qualcosa, lei nel taglia la luce con me, no. Faccio la SIP, la Telecom taglia. Comunque, è bello. Rita, tu hai elencato tutti i difetti di Antonio, ma quando, come dice la canzone, lui sa diventare un altro, com'è? Sa diventare un altro perché è una persona molto altruista, generosa, lui fa di tutto per rendere felici gli altri, cioè se gli altri non stanno bene, lui sta, deve stare... male, cioè scusate, sono emozionata. Cioè lui sta male, sta male se gli altri non stanno male. Però, ecco. C'ha carattere, però si emoziona pure lei. Oh. Sì, sì. E quindi volevo dire che lui vuole che gli altri siano felici, e sta male se gli altri stanno male. Insomma, due caratteri equilibrati in perenne conflitto, se non ho capito male, però sì. Nessuno cede, quindi tutto rimane in equilibrio. Perfetto equilibrio. Benissimo, già questo è un altro modo. Figurati Fabrizio, che noi, casa nostra, abbiamo pavimentato, lui i pavimenti, cioè i pavimenti come piacciono a lui e io come piacciono a lui. Quindi la casa è pavimentata a metà, di suo gusto e di mio gusto. L'equilibrio ci vuole, regna. Ci vuole il passaporto per entrare nell'altra zona. C'è una sbarra. C'è una sbarra. Va bene, grazie ragazzi, ci vediamo dopo. Anche questo è amore, ognuno ha la sua forma di equilibrio. Allora, Giancarlo, tu quale canzone avresti cantato a Valeria? Ecco, diciamo per dimostrarle... Se sapessi cantare, dici. Ma tu canti anche molto bene, insomma, abbiamo sentito tante... Proprio anche dentro questo teatro, ai tempi di 1000 lire al mese, l'abbiamo sentito cantare tante volte. Sì, beh, vabbè, cantava pure Baudo, insomma, cantavano tutti in quel programma, quindi anch'io. Quale mi piacerebbe cantare a lei? Beh, Perdere l'amore, che è la canzone che mi piace di più. No, ma... Senso buono. No, quello è uno che dice se perdessi l'amore mi strapperei tutti i capelli. Vabbè, io parto avvantaggiato. Però insomma, diciamo, è una canzone bella che parla di quanto è brutto perdere l'amore. Quello te la dedicherei, anche poi mi piace la canzone. Valeria, com'è Giancarlo con la piccola Michela? È molto carino, è un bravo papà. Quando giocano insieme lui se la mette seduta sulle ginocchia, sul computer, no? Magari con i disegnini di Topolino, le cose. Due bambini proprio, io sono la mamma di due bambini alla fine, perché sono carinissimi. Carinissimi. Lei clicca molto, le piace, 5 anni già usa tutto, cose che io a 48 ancora sudavo. È bravissima. Brava col computer. Pare che ti batte anche, tu sei un esperto di giochi, sì. Ma lei ti batte, vero? No, no, mi batte perché ha memoria, lei fa i giochi quelli bisogna ricordarsi dove stanno i pupazzi, io non mi ricordo manco dove sto io. E lei c'ha 5 anni, si ricorda tutto, chiaramente vince sempre lei. Senti Giancarlo, è Michela la tua seconda figlia, no? La prima Manuela l'hai avuta quando avevi poco più di 20 anni. Sì, che rapporto 23. C'è tra di loro? Fra loro bellissimo, si vogliono bene, ci tengono proprio a questo fatto di sorelle. La grande, orgogliosa, così insomma, è divertita e orgogliosa di una sorellina piccola. E la piccola va pazza per la sorella grande, mia sorella, lo dice proprio con orgoglio quando sono assieme, la presenta è mia sorella. Che è più grande di lei, si vogliono molto bene, io ne sono felice perché io voglio bene a tutte e due, quindi mi sarebbe dispiaciuto se questi soli 25 anni di distanza che le separa in fondo le avesse divise. Che differenza c'è Giancarlo, avendo appunto vissuto e apprezzato, tra il diventare padre a 20 anni e il diventarlo diciamo in età più adulta? Beh, c'è differenza, io sono diventato padre a 22, poi 22-23 anni, insomma. Ed è una paternità più disinvolta, non so come dire. Io sono sempre stato molto amico, infatti, più un amico che un padre della mia figlia grande. E la mandavo anche un po' allo sbaraglio, le facevo fare con me anche cose pericolose, pericolose fa per dire, insomma, al Luna Park, cose di questo tipo. E se aveva un po' di febbre, vabbè, dicevo, coraggio, passa, eccetera. Adesso sono un padre più âgé, come dire, e anche un po' più rimbecillito probabilmente, quindi sono, qualcuno dice consapevole, per me è rimbecillito, sono molto più preoccupato, e una linea di febbre, vado in panico, non le fa, state attenta a non scendere, non traversare, un rompiscatole praticamente, però è dovuto all'età, ecco. Un amico della prima e un patibolo per la seconda, un patibolo, no, però, sì, un tribolo quantomeno. Grazie Giancarlo. Luca, primo incontro con Ingrid a Parigi. Sì. Che cosa è successo? Niente.
No, nel senso che ci siamo conosciuti, visti, rimasti simpatici. Era una delle poche che capiva il mio francese. E... non è vero, no, proprio non parlavo, sapevo, ero imbarazzato, era una festa di compleanno, ero a Parigi per lavoro, stavo facendo una colonna sonora insieme a un musicista francese e mi ha detto: guarda, questa sera io e mia moglie andiamo a una festa di compleanno, se ti vuoi unire a noi. Io sì, ho detto, stavo da solo a Parigi, quindi sono andato molto volentieri. E in questa festa però avevo chiaramente difficoltà di linguaggio, io parlo un po' di romano e a volte l'italiano, e quindi lei è stata, mi ha colpito molto, perché mi piaceva chiaramente, però mi ha colpito molto la sua umanità, perché il mio era un caso umano. In quella scena lei si è sforzata molto, perché anche lei non conosceva bene l'italiano, quindi abbiamo parlato in esperanto. A te come... non sapeva chi eri, che eri un non artista, credo, un cantante. No, forse sì, ma l'hanno presentato dicendo che... No, neanche. All'inizio non credo neanche. Che sapesse. Ha scoperto dopo, purtroppo, infatti voleva scappare, ma l'ha scoperto dopo. No, e è stato molto carino, perché appunto ci esprimevamo a gesti praticamente, sembravamo un po' due scimmie, e tra una parola di spagnolo, una di italiano, qualcuna di inglese siamo riusciti a comunicare, a capire comunque che era molto simpatica, molto comunicativa, umana come ho detto prima, e in una scena dove senz'altro rischiavo di rimanere un po' isolato con quello sguardo ebete che uno ha quando non sa la lingua, no? Che guarda tutti sorridendo col terrore che gli rivolgano la parola, perché se ti rivolgono la parola è terribile. Quando tu impari a salutare bene in una lingua, che dici bonsoir, e tutti, sì, in mezzo a tu sappia parlare, ti attaccano un bottone che tu poi sei rovinato. E invece, ecco, questo mi colpì molto, questa sua forza comunicativa. E voi due avete scoperto anche di amarvi molto presto, no? E vi siete anche sposati abbastanza tempestivamente. Ma sì, chi ha fatto la proposta all'altro? Chi ha chiesto la mano dell'altro? L'uomo. L'uomo è bellissimo. L'uomo. No, l'ho fatto io. È stato lui. L'ho fatto io, è stato lui, è tornato indietro, poi ha rifatto la proposta. L'ho fatta due volte. È scappato. Sì, ci ho pensato, mi sono preso un annetto di riflessione, perché in effetti sì, la prima volta stavamo già per andare a vivere insieme, così. Era molto veloce. Era un po' troppo veloce. Tanto che ho detto, qui questa mi vuole incastrare. E infatti era vero, solo che l'anno dopo mi stava bene questo fatto. Grazie Luca. Branco, ci fa l'oroscopo? No, lui. No, perché l'unica cosa che non sopporta è quando gli dicono Branco delle stelle, si chiavola come una iena. Si possono avere omonimi migliori. Proprio quella. Vabbè, è andata nel panico, dice adesso si arrabbia Branco. No, vabbè, dai. Prima, quando stavamo pronti per uscire in fondo al corridoio, c'era una ragazza... dietro alle nostre spalle, quando tu lo hai chiamato è impallidita, ha detto è lui il grandissimo ballerino, porca miseria, era di spalle, ce l'ho avuto davanti fino adesso, sei rimasta malissimo, perché ha saputo, lui è straordinario, ballerino, sì, grazie, è stato rubato alle scene da Barbara, da De Rossi, un furto per amore, si l'ho può portato, si può, via, balla solo per lei ormai. No, stavo chiedendo a Branco, durante il parto sappiamo che sei stato vicino a Barbara per insomma tutto il tempo, no? Sì. Il parto, naturalmente, la nascita di Martina. Come ti ricordi quell'esperienza? Nel senso, dal primo giorno? La tragedia. O proprio il momento della nascita di tutto? No, perché io sono sicura che sono stata a letto 9 mesi, perché sappiate che può succedere nella vita. Bisogna vedere se poi si riesce a trovare un uomo che sta 9 mesi con voi, dalla mattina alla sera. Però dico che l'intervento era la più bella cosa, penso che tutte donne dovrebbero sapere che una delle più belle cose che ho visto nella vita mia è che non vedrò più bella di quella, nel senso al momento quando sono entrato dentro me l'hanno detto, senta signor Tresciano si sieda, però può essere che sviene. Mi dicevano talmente tante volte che io mi sentivo male, allora gli ho detto no, non ci siamo. Io mi voglio mettere proprio esattamente sopra di mia moglie, così controllo tutto. Perché lui aveva il terrore, c'era stato quello scandalo delle bende che erano state abbandonate nella pancia di una signora.
ed era venuta fuori quella storia di quella poveraccia che aveva allora, da 6 anni, e lui ha detto, continuiamo a contare, ha detto il professore, tremendo, no? Ma contava tutte le bende. E vabbè, in quel momento l'ho detto, se svengo con gli occhi aperti. Era così, poi quando ho visto Martina, quando l'hanno presa, penso che era fine del mondo, anzi inizio di una vita e fine del mondo per me, perché ho detto non può essere così bello, e sono rimasto a controllare lei fino alla fine, e sono sempre correvo da mia moglie fino a mia figlia per controllare come va con mia figlia. Era stanchissimo alla fine, so non che ce dopo, la faceva più, povera. Dopo hai dormito per una settimana, sì, di seguito, sì. Sì. Mi sento dopo 9 mesi di gravidanza fatta non abbastanza facile, penso che era normale. Senti Barbara, tuo marito Branco dice sempre che ogni giorno è come se fosse il giorno del vostro matrimonio. Sì, guarda, è una cosa molto strana, noi ci ritroviamo raramente a parlare di noi perché ci hanno visto 4 anni fa qui e ci rivedono dopo 4 anni, non è che abbiamo proprio una vita, cioè non è che ci vedono tanto, no? Però insomma, io ogni tanto tocco pure qualche cosa quando lo dico, però è la verità, ci troviamo molto bene, ci vogliamo bene, siamo legatissimi, stiamo entrando nel 7º anno, tutti dicono che è un anno pericoloso, siamo forti e speriamo. Non cederemo. Ma dove le trovi le rose alte 1,5 metri, bravo? Dicono che sia speciale quelle che mandi a... È un segreto. Non si dice, un segreto. Non si trovano. Va bene, È difficile. Grazie, a tra poco torniamo dalle nostre coppie, è il momento dell'incontro con i familiari. Cominciamo con Pino e con Francesca, i loro familiari da Torino, e due famiglie molto unite che si sono stabilite a Torino da tanti anni. Come sempre, parlate adesso o tacete per sempre. E cominciamo con la signora Carmela, la mamma di Francesca. È nata ad Angri in provincia di Salerno e fa la casalinga. Ha cresciuto con grandi sacrifici le 3 figlie femmine ed è molto contenta per Francesca, la prima a sposarsi. Sentiamo cosa da dirle. Francesca. Sì, sono tranquilla. Senti, noi ci diciamo tutto, siamo tantissimo legati e tu lo sai. Per cui di questa cosa sono fiera, perché questa cosa a me è mancata tantissima, perché come sai io ho perso la mamma che aveva solo 11 anni e comunque non ho avuto tutte quelle cose e io che do a voi e comunque a te e alle tue sorelle chiaramente, né? Poi voglio dirti, sono molto contenta, molto fiera che tu per sposarti hai voluto il mio velo e comunque questa cosa è anche parte del mio corredo, per cui queste cose qui ci tengono ancora più legate. Sappi che noi ci siamo sempre, io in particolare, e tu lo sai, qualsiasi cosa, parlami sempre, telefonami sempre, vieni sempre. Per cui, e un'altra cosa ti volevo dire, le domeniche che a me sono mancate di andare dalla mia mamma a mangiare, venite quando volete, perché sono cose che sono mancate a me e io le faccio con tutto il cuore a voi. Poi a te, Pino. No, voglio solo dirti una cosa. Tu quando hai in macchina corri troppo e comunque mi fai stare sempre in ansia. Mi prometti di andare più piano? Ok. Prometto. Basta così. Molto fiera di avere una mammona come te. Ti prometto che non starò solo la domenica a casa, ma molto molto di più, anche perché certi piatti che cucini tu io difficilmente riuscirò a farli e quindi è ovvio
essendo di bocca buona, verrò spesso a casa. Per me va benissimo. Ma non solo a mangiare. Sono molto fiera di mettere il tuo velo, sai quanto ci tenessi, e non ti devi preoccupare, rimarremo sempre così legate, perché non siamo mamma e figlia, non siamo sorelle, siamo molto di più. Penso che è una cosa a pelle, niente, nessuno può cancellarlo, non ti preoccupare. Grazie, Benissimo, grazie. Comunque, naturalmente, neanch'io voglio dividere il vostro buon rapporto, le vostre confidenze devono rimanere sempre quelle. E io sono, non so, quando sono entrato a casa vostra mi avete subito fatto sentire a mio agio, quando abbiamo passato brutti momenti e Francesca ci siete sempre stati vicini, voi come i miei genitori. E quindi sicuramente il rapporto che c'era prima non dovrà cambiare dopo, anche perché dopo avremo ancora più bisogno di voi, tutte e quattro insieme, quindi dovremo essere tutti quanti uniti, così riusciremo a superare qualsiasi ostacolo, noi e altrettanto voi con noi. E poi per quanto riguarda la macchina, sì, ti prometto che andrò piano, ma io lo faccio più che altro per lavoro. Quindi, però poi l'abitudine rimane, però ti prometto che da oggi, cioè oggi no perché sono senza macchina, da lunedì va bene, andrò piano. E dopo la mamma di Francesca passiamo la parola al papà, Don Mimmo, come lo chiamano affettuosamente i ragazzi. Ha lasciato Sant'Egidio in provincia di Salerno 32 anni fa per stabilirsi a Torino, dove lavora come operaio presso una ditta metalmeccanica. Il signor Mimmo ha una grande passione, la stessa di Pino, il calcio. Infatti è stato allenatore di tante squadre giovanili e pur tifando Juventus ha fornito qualche giovane talento al Torino. Sentiamolo. Beh, Francesca, quello che voglio dirti è questo. Io sono molto fiero di te per come hai saputo far tesoro di tutti quei consigli e tutti quei valori della famiglia e che un papà e una mamma ti possono dare. Nell'ottica dell'onestà, nell'ottica della... sono un po' emozionato, scusate. Non volevo emozionarmi, eppure l'ho fatto. Dell'onestà, del rispetto e di tante altre cose che tu sono le tue doti naturali, diciamo. Ecco, ti voglio dire un'altra cosa. Tu il Natale scorso non mi hai potuto fare un regalo in oggetto perché le tue possibilità economiche non te lo permettevano, però mi hai fatto un regalo grandissimo che porterò nel cuore per tutta la vita. E mi hai scritto una lettera a me e mamma che ti voglio solo elencare alcuni versi che sono per me una cosa eccezionale. Ecco, tu mi dici grazie per avermi insegnato ad avere dei valori, grazie per avermi regalato una famiglia unita, grazie per avermi insegnato a dare amore, grazie per aver accettato come parte della famiglia anche Pino. E questo te lo posso garantire che è vero. Grazie per tutto l'amore che mi avete regalato, grazie per essere i miei genitori. Questo è il regalo che hai potuto farmi, la più bella della mia vita. Scusami l'emozione. Siate felici per tutta la vita. Grazie. Non mi aspettavo portassi qua quella lettera. Dunque, io quella lettera l'ho scritta con il cuore. Sono parole che avrei comunque voluto dire, ma proprio perché sono Miss Iceberg non riesco a farlo. E sono parole però molto sentite. Voglio che non te ne dimentichi. E anche quando avremo, perché capiterà, altrimenti non c'è più divertimento, dei battibecchi,
sappi che nonostante tutte le liti che ci sono state, io sono comunque sempre molto fiera di te, ti ringrazio ancora e sei il mio Don Mimmo preferito. Ti voglio tanto bene. Anch'io. E dopo questo momento molto intenso è la volta del signor Pietro, il papà di Pino. Ha 61 anni, a Torino ha fatto il tranviere, oggi è in pensione. È molto legato alla sua terra d'origine, Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dove torna per coltivare un piccolo podere. Con il piglio di un poeta vorrebbe augurare ogni bene ai due futuri sposi. Bene. Sì. Pino, Francesca, avanti a tutti qui presenti, lo vedete questo dito? Lo vedete? Dunque, vorrei che questo dito fosse una penna, il mio cuore un registratore, la sfera del mondo un mappamondo, l'acqua del mare un inchiostro, il cielo un grande foglio, non basterebbe a scrivere il bene che voglio. Grazie. Auguri, felicità e felice per tutta la vita. Grazie a tutti. Scusate, ma mi sono fatto un po' prendere. Comunque, allora, io ti ringrazio per quello che hai detto. Noi ti conosciamo come il poeta della casa perché sei sempre lì pronto a correggerci con le tue rime, le tue battute. Ma ci hai sempre cresciuto nel miglior modo possibile. Sei stato l'unico a lavorare in casa, hai cresciuto 4 figli, hai accolto anche te in casa i tuoi figli, come Francesca, come Fabrizio, come Lara, tutti, come fossero i tuoi figli. Ci è cresciuto bene e io ogni volta che partite per andare giù a Stilo, io è come fosse una pugnalata dietro le spalle perché non ci vediamo per mesi, ma noi grazie alla vostra educazione e alla vostra grande unione per la famiglia siamo riusciti a vivere quasi 2 anni saltuariamente che voi venite su insieme, tranquilli, ci siamo gestiti, vestiti, preparati da mangiare questo grazie a voi e io, come penso anche i miei fratelli, siamo molto grati per questo, a voi, e vi vogliamo bene sia io che Francesca come tutti quanti i miei fratelli. E lasciamo che Pino si riprenda questo momento con suo papà. Ci ritroviamo qui con le famiglie di Francesca e di Pino tra 3 minuti circa. Grazie. Buonasera, bentornati al Teatro delle Vittorie. Siamo qui con le famiglie di Pino e di Francesca. Di nuovo torna a loro la parola. E adesso è il momento di Stefania, la migliore amica di Francesca e sua testimone alle nozze. Stefania, a te la parola. Grazie. Dunque, Pino mio, io vorrei dirti che non ti ho accettato come amico, ma ti ho scelto come amico, che è completamente differente. E poi ti devo dire, lo sai, vero, che sposando Francesca sposi anche un po' di me, perché io e lei siamo legatissime. E per me lei è molto, 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 molto importante. A te, Topina, cosa dire? Sai già tutto. Purtroppo la nostra vita condominiale sta subendo un cambiamento totale. E in questo ultimo periodo, soprattutto quando ci scambiamo il buongiorno in pigiama, ci guardiamo e ci diciamo, non succederà più, ma bisogna trovare un rimedio. E allora ho qualcosa per te. Adesso vediamo, vediamo. Se Francesca riesce ad aprirlo, eccola lì. Oh, carine. Dunque, le mie ciabatte, il mio pigiama preferito, che sicuramente non è il più bello,
Ma e non ci posso credere. È lo spazzolino, come puoi ben vedere. Grazie. Tu hai una paura matta che io non venga più a casa vostra. Scordatelo. Tieni queste cose. Tenete queste cose nella vostra casa, in un angolino, perché vi prometto che le improvvisate saranno tante e basterà solo uno squillo e io mi precipiterò da voi, perché voi lo sapete, no? Quanto siete importanti per me. Allora, cara Stefania, aiuto. Allora, intanto non devi pensare neanche minimamente che noi, cambiando domicilio, noi non dobbiamo più vederci, perché è la cosa più sbagliata che tu puoi dire. Intanto, noi abbiamo comprato un divano per gli amici più cari, per gli amici comuni di tutti, e due, e quindi la nostra casa sarà un punto di ritrovo per tutti quanti gli amici. Soprattutto l'abbiamo preso pensando a te e a lei, che siete le due amiche indivisibili, così almeno quando ci saranno le partite di pallone. Come quando ci saranno le partite di pallone? Sempre! Non Francesca potrà avere qualcuno, cioè te, per coccolarla, e quando io sarò agitato avrà sempre qualcuno di caro per stare vicino. Però ti posso assicurare che la nostra casa sarà anche la tua, come grazie, di tutti ragazzi. Quanti. E dopo Stefania terminiamo il nostro giro di amici e parenti con Salvatore, il fratello maggiore di Pino, e anche lui testimone alle nozze. Lavora nello stabilimento dello zio, dove si producono taccuini elettronici per ristoranti, e ha una cosa da dire a Pino. Ciao Pino. Ciao. Dunque, la prima cosa che volevo assicurarmi per me, spero che adesso che ti sposi ti fai un tuo guardaroba e non vieni a casa a prendere la mia. Comunque, a parte questo, sai che Argo, il nostro cane, ha subito un intervento molto delicato 5 giorni fa. Tu sei partito molto preoccupato, e stai tranquillo, si è ripreso, sta bene. E proprio lui, siccome ci teniamo tutti e due, proprio lui è stato fonte di tante discussioni nostre, perché tutti e due vorremmo tenercelo una volta sposati. Allora ti posso, avevo pensato una soluzione. Io da lunedì al venerdì, perché più per comodità di lavoro, e tu sabato e domenica. Beh. Eh? Che ne pensi? Certo. Visto che oggi è sabato, allora comincia. Argo! Argo! Salve, buonasera. Buonasera, benvenuto. Ciao Argo. Sta bene veramente? Ma com'è, buono Argo? Okay. O... adesso è un po' agitato. Perché in diretta non sapremo come cambiare la... Ciao Argo, benvenuto. Sta dimostrando che ha piacere di essere qui con voi. Vi saluta tutti. E... abbiamo la cuccia per Argo? Sì. Esatto, piccolino. Eccolo qua. Beh, una bella sorpresa da parte di Salvatore. Grazie Salvatore, grazie a tutta la famiglia. Vedete che Pino ha perso proprio la testa, ha visto Argo. Grande, bellissimo. Vi lasciamo qua tranquilli con Argo, accomodati pure Pino. Ciao. Ciao. No, no, tutto a posto. No, chi si avvicina, tutto a posto. Ci vediamo dopo. Ciao Argo. Grazie a Pino, grazie a Francesca. Ed eccoci qui con Rita e Antonio per il confronto con le loro famiglie di origine. Naturalmente da Catania, alle falde dell'Etna, anche a voi, o adesso o mai più. Prego. E iniziamo con il signor Carmelo, dirigente universitario, da poco in pensione. Nel tempo libero si diletta come attore in una compagnia teatrale dialettale e vuole rivolgersi a suo figlio. Figlio mio,
tu ti sposi e ti stai realizzando un tuo sogno, ma questo è nell'ordine delle cose. Gioisci perché questo, quello che fai è tutto opera del nostro Creatore. Ricorda degli insegnamenti che abbiamo avuto dai nostri istruttori salesiani. Ricorda quello che ci ha lasciato detto Don Bosco. Buoni cristiani, onesti cittadini, gran lavoratori, aggiungo io. Il tutto amalgamato dall'amore che c'hai per Rita. Un amore crescente, un amore imperituro, un amore duro come la lava, come la nostra lava. E ricordati che nella vita avrai anche delle difficoltà, e su queste fidando sulla provvidenza, alla provvidenza che noi, a cui noi crediamo molto. E se per caso perigli, travagli, affanni, giratevi, trovate dietro le spalle vostre i vostri genitori. Una cosa che devono mettere: tanti, tanti figli, hai capito? Tanti auguri. Non è un mistero per te che tu sei sempre stato il mio modello, quindi quello che tu mi suggerisci per me è legge, e seguirò sempre quello che tu mi dirai. Anche se noi abbiamo dei caratteri uguali e spesso ci troviamo in contrasto fra di noi, ma sappi sempre che tu, tutti della mia famiglia naturalmente, ma tu principalmente sei il mio modello. E dopo le vibranti parole di Carmelo, passiamo alla signora Lucia, la mamma di Rita ed Elisa. Sposata da 32 anni con Alfio, fa la casalinga. Ascoltiamola. Allora, Rita, come tu ben sai, sei arrivata dopo tanti anni di matrimonio, a dispetto di chi non mi dava speranze. Sei cresciuta sempre come una ragazza responsabile, giudiziosa. In casa nostra hai portato tanta gioia e tanta felicità. Io non so se sono riuscita a farti felice, tu mi hai coinvolto sempre nelle tue cose, mi hai sempre resa partecipe delle tue gioie, ed io ho cercato in tutti i modi di farti felice, non so se ci sono riuscita, però so che ti manca qualcosa, so che ti sono mancate i miei baci, le mie carezze. Io sono fatta così, tu lo sai, non so dimostrare il mio affetto, sono come il nonno, sai, il nonno mi vuole tanto bene eppure non me l'ha mai detto, e sono così pure io, non lo so dimostrare. Questa sera tu mi hai fatto felice ed io voglio darti un bacio che vale per tutti quelli che non ti ho dato. Grazie. Mamma e papà, voi avete fatto tanto per noi, avete dedicato la vostra vita a noi, e questo a volte mi fa un po' paura, perché io spero di riuscire a fare altrettanto per i miei figli. Spero di farcela, perché voi siete tosti, molto tosti. Comunque sappiate che anche se andrò ad abitare in periferia, io non vi mollo, che avrò... Sappiate anche che non vi mollo neanche io, Ma sei chiaro? Ti aspettiamo sempre, tutte e due. Soprattutto le pizze, non le mollo, Certo. Bene, hai detto tutto a tua mamma? Sì. Tra poco parlerà anche tuo papà. Ah, beh, così ti prepari. Intanto noi troviamo dei fazzoletti, come sapete. Grazie, gentilissimo. Allora, a te questi.
E un momento di pausa, torniamo subito. Dobbiamo andare a scoprire cosa hanno combinato anche questa volta. Ecco, i due, avventuriamoci. Torniamo subito, Buonasera. Prego, scusate, è una piacevole interruzione. Proseguiamo, ecco. Grazie. E adesso è la volta del signor Alfio, il papà di Rita, pensionato, ex agricoltore diretto. Coltiva ancora la sua terra e ha un bellissimo aranceto con più di 1000 piante che ha fatto nascere con le sue stesse mani. E vuole dire una cosa a Rita. Rita, tu sai quanto io ti voglio bene. Sei una ragazza molto sensibile. Non sono riuscito mai a nasconderti qualcosa perché me lo leggevi negli occhi. Prima che io entravo a casa. Purtroppo hai un caratterino un pochettino come papà. Non si può dire una cosa su un'altra e si arrabbia subito. Va su tutte le furie. Ora io voglio che tu mi prometta una cosa. Come ho cercato di fare io, non so se ci sono riuscito con la mamma. Cerchi di migliorare un po' questo tuo caratterino. Me lo prometti? Tale padre, tale figlia. Comunque le dico che sono 10 anni che tento di migliorare il carattere e pian piano ci stiamo riuscendo. Antonio, non ti preoccupare, tu sai dove andare, non hai bisogno di qualcosa. Va bene, d'accordo. Non ti preoccupare. Ed ora è il turno della signora Dina, la mamma di Antonio. Ha lavorato come tecnico laureato presso la clinica chirurgica dell'ospedale di Catania. Oggi è pensionata e vuole svelare un piccolo segreto ai futuri sposi. Io non volevo darvi consigli perché non mi sento in grado, poi non solo questo, non voglio essere presuntuosa. E allora vi voglio svelare un piccolo segreto, dicendovi, e voi sapete bene, con la mia esperienza naturalmente, di 40 anni di vita di coppia, che purtroppo per la diversità dei caratteri, nella coppia non sempre tutto fila liscio di amore e accordo, ci sono le crisi, ci sono i litigi, c'è un po' di tutto. E allora, però sono cose utili perché servono a farvi crescere e non far perdere il tono dell'amore, non farlo calare, non farlo abbassare. Però si può vincere tutto, naturalmente cercando, quando ci sono le liti, di non essere aggressivi, di cercare di ambedue accettare i difetti l'uno dell'altro, anche se sono piccoli difetti. E soprattutto il segreto di tutto, e voi sapete, non è facile vivere 40 anni, il segreto di tutto è quello, prima che viene la notte, la sera, prima di andare a letto, riconciliatevi e tutto passa. Poi l'amore può tutto, si sa. Guarda mamma, io con Rita mi sono abituato oramai ad avere queste piccole crisi, diciamo così, nel senso che magari ci sono dei litigi momentanei. Devo dirti che questo consiglio l'ho seguito, nel senso che io, come ha detto anche Rita nella canzone, quando siamo seccati incomincio a essere assillante anche nelle telefonate. E la mamma di Rita non ne può più. Vabbè, però io raggiungo il risultato di farti calmare e di superare queste piccole crisi. Sono convinto anch'io che quando un rapporto di coppia sia troppo piatto, prima o poi qualcosa si guasta. Secondo me il litigio è un confronto fra due caratteri che deve esserci, se no è grave. Quindi ben venga per me un litigio e ben venga per me la pace, naturalmente. Signora Dina, lei ha avuto un grande successo in teatro. Questa terapia di far pace prima di andare a dormire ha avuto un grande successo. Ho visto che tutti dicevano, hai capito, dobbiamo far pace prima di andare a dormire perché altrimenti poi chissà domani. Ho sentito un bisbiglio che, insomma, abbiamo capito come passerete il resto della serata. È bene. Servito, è servito, 40 anni. Ma c'ha proprio ragione. Scusate, mi scusi, signora, prego. Sì,
ed ora è la volta di Elisa, la sorella di Rita. Sta facendo corsi di inglese e di informatica e vorrebbe dire una cosa ad entrambi. Rita, noi siamo sempre state molto legate. So che mi mancherai, ma ti ringrazio di lasciarmi la stanza libera e soprattutto il telecomando, così finalmente lo potrò utilizzare a modo mio. Adesso tocca a te, mio caro Antonio. Hai paura di ciò che sto per dirti, ma non ti preoccupare. Tu sei sempre stato molto geloso. Sei geloso della complicità che c'è fra me e Rita. Geloso quando noi ci scambiamo qualcosa. Non poteva capitarmi occasione più giusta per farti promettere di smetterla con questa gelosia. A casa mia le telefonate arrivano miliardi e miliardi di telefonate. Io ho dovuto comprarmi il telefonino perché? Per farmi chiamare il mio ragazzo. Basta, smettila, non ne possiamo più. Lascia in pace Rita, fallo per noi. Lei ha cerchiato, lei ha cerchiato. Ora cerco una via di fuga. Vai, vai. Beh, guarda, io non è che sono geloso del tuo rapporto con Rita. Certo, alcune cose mi fanno un poco rimanere un po' così di sasso, però innanzitutto per il telefono vengo prima perché è la sorella maggiore, tu sei più piccola, quindi ti sei cara, aspetta che Luca. Non ho capito. E poi ti fai regalare un cellulare, hai fatto bene. Poi ti posso promettere questo. Ecco, io non comprometterò mai il rapporto che c'hai con tua sorella. Rispetto te, rispetto il tuo ragazzo, vi voglio bene come fratelli e vi giuro che non mi metterò mai in mezzo a questo vostro rapporto. Questa è la mia promessa più cara. Sul fatto di essere geloso, non lo so, quello si vede. Non riesci proprio a sforzarti di cambiare. Grazie Antonio, grazie Rita e ai vostri familiari, grazie, grazie. E a questo punto, signori della giuria, pronti per la seconda votazione per quanto riguarda di questa sera e pronti a votare per Francesca e Giuseppe, eccoli nelle immagini, via! Votate, ecco Barbara, hanno votato tutti e adesso votate per Rita e Antonio, adesso li, eccoli qua, li vediamo nelle immagini. Bene, votano tutti, tutti hanno votato. Vediamo com'è andata questa seconda votazione della giuria. Ecco, si fanno i conteggi. Giuseppe e Francesca 41, Antonio e Rita 48. Vediamo, 96, 92, è cambiata la classifica. Questo naturalmente per la giuria. E voi da casa? E da casa ultimo colpo di reni per tagliare il filo di lana. E potrebbero essere proprio le vostre telefonate a decidere il vincitore della serata. Quindi se preferite Giuseppe e Francesca, il numero è lo 0878-6001. Se invece vi piacciono Antonio e Rita, chiamatelo 0878-6002. E adesso attenzione al riconoscimento dei maschietti. Io vado a prepararmi con le fidanzate. Capito Fabrizio? Sì, sì, okay. Tra poco saremo pronti. E allora, abbiamo appena sentito i rapporti tra ragazzi e famiglie di origine. Branco, tra Barbara e i tuoi come vanno le cose? Meglio che vado io, eh? Nel senso va meglio che come vado io con i miei, nel senso praticamente per loro è una figlia, forse di più. Tu pensa che io per amore di Branco, per amore dei miei suoceri ho imparato il serbo, che è una lingua difficilissima. Hai imparato? Pričamo srpski. Dai, pričamo srpski. Pričamo srpski, cioè parliamo serbo. Ed è un grosso vantaggio perché avere un marito che non è della comunità europea, quando tu ci parli insieme nessuno ti capisce. Per cui se vuoi, vuoi stare veramente in incognito. Ecco, fai finta che gli devi dire una cosa che noi non dobbiamo capire. Prova, ecco, vediamo. Dai. Un po'. Ja ljubite mnogo. Ja te bellacque. Non te lo dico, non ho detto che lo amo moltissimo e che ci vediamo dopo dove sta lui. No, ma è brava davvero, guarda. Pensavo non mi interpellare, avevo capito io. Pensa che... No.
non lo so parlare. È una lingua difficilissima, poi per noi italiani è molto complicata. Beh, anche questa da parte tua è una prova d'amore. Sì, beh, sì, insomma, lui ha imparato l'italiano subito, ma loro sono più portati di noi. Noi italiani devi imparare le lingue. Insomma, l'italiano è difficile, non è hai capito, Branco, il tuo sforzo di imparare l'italiano è passato così, come una cosa normale. Ma lui, dopo sei mesi che stava in Italia, parlava italiano. Io ci ho messo 5 anni a imparare il serbo, ma è una lingua tosta. Sono le due cose là. Ma tu non ti ricordi, 4 anni fa quando siamo venuti, io ho salutato mia suocera, che ci vede a Novi Sad, i miei suoceri, ciao. Ci stanno guardando. Bravo, Zagor Kaitomo. Ah, ciao. Non devo parlare neanche. Grazie, grazie Marco, grazie Barbara. Invece tu Giancarlo, ecco, nel rapporto con la famiglia di Valeria inizialmente non è stato facile, vero? Soprattutto col papà di Valeria. Beh, non è che sia stato difficile, certo era preoccupato, io avevo il doppio degli anni suoi quando ci siamo conosciuti, ero divorziato, avevo una figlia, non è che la gente, insomma, chi è? La parola divorziato hanno applaudito, non ho capito, è in controtendenza questo applauso. Non è il programma adatto per applaudire. Scusate, è un altro programma quello, grazie. Dicevi, è una parola vietata in questo contesto. C'è stato un controtempo abbastanza musicale, prego. E quindi dicevo, lo capisco mio suocero, perché alla notizia che la bambina di 18 anni si era fidanzata con un tardacchione di 36, sposato e con una figlia. Infatti quando lui mi ha telefonato, stava bello perché un giorno io di colpo ricevo una telefonata alle 8 di mattina, ha detto temevo che uscisse, quindi già vuol dire che non mi conosceva, alle 8 di mattina mi ha chiamato perché temeva che io potessi uscire, e mi ha detto la devo vedere, io l'ho incontrato e devo dire che è stato un discorso franco, e io gli ho detto guardi parliamoci da padre a padre, perché lei è un padre, ma anch'io sono un padre, e devo dire che se mia figlia mi dicesse che si è innamorata di uno come me, io non sarei contento, quindi la capisco. Però dico, aspetti, vediamo, questo, almeno abbia la tranquillità che un uomo un po' più grande prende le cose con più maturità, con più delicatezza, e poi vedremo se son rose fioriranno. E poi l'hai conquistato? Sì, devo dire che adesso è uno un mio fan, insomma, mi vuole bene, segue, guarda i miei programmi, è lui quello che guarda i miei programmi, è lui. È lui, sì, capito, è lui. Va bene, va bene. Grazie Giancarlo. E allora, siamo pronti per questo nuovo gioco del riconoscimento. Vedo le ragazze un po' in apprensione, vero Romina? Sì, però anche stasera prima salutiamo i vincitori del concorso Buon 2000 con la RAI. Eccoli qua, i nuovi abbonati. Care ragazze, stasera abbiamo riservato a voi uno dei riconoscimenti più dolci e più romantici mai visti per tutta la vita. Vi piace ballare lenti con i vostri fidanzati? Sì. Sì? Sì. A te? Sì, sì. Ecco, intanto potete sognare un dolce guancia a guancia con Giuseppe Antonio sulle note di Frank Sinatra e la sua Fly Me to the Moon. Francis, let's fly. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. What's that? In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Thank you.
song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, please be true. Bravissimi, che classe, ma che eleganza, complimenti, complimenti a voi e a questo bellissimo balletto di grande classe, complimenti al nostro corpo di ballo, a Roberto Croce per la coreografia. Allora, che uomini affascinanti, mamma mia, ma ora come direbbe Renato Zero, raghiamo i nostri sogni che volano verso il cielo come creature ansimanti, insomma spegniamo sti cosi che stanno volando, ecco grazie, e a questo punto andiamo a sentire il parere delle vostre belle. Eccoli qua, venite, venite ragazze. Vi abbiamo visto entusiaste, ecco, scusate. Allora, commenti. Siete bravissimi. Anna. Avete fatto miracoli perché Antonio conosceva solamente un passo. Cioè, faceva qualsiasi tipo di canzone, lui faceva sempre questo. Bella. Ah. Quindi avete fatto miracoli. Il passo di Antonio Albanese questo, di Epifanio. Oh. Allora, se Pino e Antonio si vestissero in questa maniera al matrimonio, come... Beh, ma insomma... Lo devono fare proprio? Ecco, no, beh, non ci sarebbe se un altro il problema della cravatta da tagliare a pezzetti, no? Ma... Oh, comunque, adesso procediamo con il riconoscimento raffinato quanto il balletto che l'ha introdotto. Non è vero, Romina? Esatto, infatti, dopo aver ballato guancia a guancia con le nostre ballerine, i ragazzi dovranno ora accostare il viso al vostro viso, cioè a quello di Francesca e di Rita. Questo guancia a guancia che le ragazze dovranno proprio riconoscere, cioè chi è, di chi è la guancia. Ah, di chi è quella guancia? Fate vedere. Allora, noto guance pelose in ogni ordine di posti, tranne una. Tutti tranne una. Adesso state vedendo i pelosi, quelli fanno parte della categoria dei pelosi. Qua c'è la, il carente. Adesso troveremo una soluzione. Intanto bendiamo le ragazze prima di shakerare i guanciuti amici. E troveremo sicuramente un altro barbuto, quantomeno pizzuto. Ecco. Vedete bene le guance. Ecco, così vi vedremo per bene. Ecco, attenzione. Quanti sono? Uno. Perfetto, allora vedete. Quanti sono? Tre. Tre? Non lo so. No, vabbè, speriamo che no. Sulla buona fede andiamo, eh. Allora, e adesso, prima di... prima di mescolare, sostituiamo il nostro ragazzo, torno subito. Sì, fate venire questo, sì, questo qui, grazie. Ah, ecco, si metta qui lei. Sì, ecco, sì, proprio qua, guardi, proprio qua. Ecco qui, così, perfetto, benissimo. No, tutto è stato difficile farlo venire. A questo punto cominciamo, mescoliamo, grazie, mescolatevi ragazzi, prego. Bene, cominciamo con Francesca, prego, ecco il numero uno, primo cheek to cheek. Beh, mi sembra che può essere no. Il suo cheek to cheek. No. No, 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 troppo alto. Troppo alto. E lui? No. No, perché? Troppo ruvido. Ruvido? Ragazzi, dovete stare in apnea mentre siete lì con la guancia, se no loro riconoscono dal respiro, eh? Francis. Ecco, numero 4. È lui? Da che cosa te ne sei accorto? Non lo so, intuito? Forse perché si è appena fatto la barba. Allora è più liscio. No. Troppo alto anche lui. Ok, bene, allora è finito il giro di Francesca e ora
E chiedo scusa, Rita, ecco, grazie, ti accompagno, le mani ghiacciate, qui c'è una temperatura polare, prego. Numero uno. Ecco, sì, eh? Non capisco. Aspetta, no, tu si avvicina a lui, non ti preoccupare, si avvicina a lui e fa cic to cic, ecco. Potrebbe essere lui? Oh, che fa? Che fa? Oh. Sì, ho detto cic to cic, ho detto, che è sta cosa? Parliamo no. Italiano o no? Cic to cic non è italiano. Guancia a guancia, grazie. Non deve muoversi, attenti, c'è il rischio di contaminazioni pericolose. Oh, ma no! Non è lui? No. Meglio averlo capito in tempo. Numero due, buono pubblico. Numero due? Lui. Perché era lui? Perché aveva i peli ricci. I peli ricci? Perché è ardito, ecco perché forse, ma non si sa. No. No, che cosa è questo pelo qua? Numero quattro, attenzione. Dov'è? Non ha, come dov'è? Come dov'è? Cos'è? Aspetta un attimo, aspetta un secondo, prego. No, vabbè. No, eh? Ecco, scusa, ti avevo abbandonato un momento. Numero 5. Attenzione, eh? Non da, che fa? Perché? Oh, ma che è? Ma perché fate queste cose? No. Così più a guance, scusate, più a guance. Vai, ecco, ecco, così, perfetto. No, oh, ma questo è tutto a posto. Numero 6, aspetta. Numero 6, oh. Ah. Che fa? Ma non devi girarti, devi stare fermo con la guancia, fermate. Ecco. Oh. No. Questa storia della guancia era pericolosa e non ce ne eravamo resi conto. Ecco qua. Prego, mettiamole vicino. Allora, Francesca, Pino, ecco, dov'è? Dov'è la guancia? Che... Dunque, il numero dovrebbe essere il quarto. Numero 4? Credo. E per quanto riguarda Antonio? Mi sembra il secondo. Il secondo, forse. Numero 4, avanzi il numero 4, prego. Chissà se sono state anche brave anche loro a riconoscere il loro fidanzato, vediamo. È lui. Puoi toglierti pure gli occhialini. Complimenti, accomodati, bravissima. Numero 2, prego al centro, prego. Ed ecco. Sì. Oh. Ma povero, povero Antonio, povero Antonio. Contento, eh? Grazie. Bravi. Complimenti a voi, eh? Mi raccomando, occhio al mastice, ci vediamo dopo, grazie. E a questo punto veniamo qui per l'ultimo giro con i nostri amici. Ah, grazie ragazzi, accomodatevi pure. Rimaniamo qui con l'ultimo giro per con i nostri ospiti, intanto che loro si preparano per le promesse, cioè l'ultima fase, quella delle promesse. Barbara, tu hai raccontato con autoironia anche la tua iniziale avversione per le coppie in cui lei è più grande, no? Hai cambiato idea forse adesso. E se un giorno Martina, era l'esempio che stava facendo prima Giancarlo su di sé, se un giorno Martina dovesse dirti: mamma, mi sono innamorata di una persona più grande, o più piccola, di diversi anni, piccolo. Cosa, certo, faresti? Secondo me queste cose fanno sempre un certo effetto, però poi non bisogna mai dimenticarsi di essere stati piccoli, di essere stati giovani, di aver vissuto certe cose. Con Martina cerco sempre di tener conto e cercherò di tener conto di quello che ho fatto io quando avevo 10 anni, quando avevo 12, 15, e questo è molto importante, credo. Mai dimenticarsi dei desideri che si avevano in adolescenza, di tutte le cose in cui si credeva, che poi sono importanti, perché noi sottovalutiamo magari i problemi di un 14enne, un 13enne, però poi chi li vive con grande, certo, partecipazione, no? Senti Barbara, cosa succede in casa quando si rompe per esempio la lavatrice oppure un rubinetto, non so, qualcosa del genere? Ah, aggiusta lui. Lui aggiusta tutto. Lui sa far tutto. No, non sei la No, è incredibile, sa fare qualunque cosa. Io odio, non so come fa. Odio una cosa, aspettare gli operai, nel senso i tecnici per la lavatrice. Allora io per primo provo di aggiustarla. Se non la rompo, l'aggiusto. Sono sempre due cose a scegliere. O la rompo o la aggiusto. O la spacca del tutto o la aggiusta. Ma lui quasi sempre aggiusta le cose, ha una grandissima manualità, riesce, beh, a fare un sacco di cose. È un uomo d'oro questo. E te credo, se no che me la sposavo io. Senti, ma te l'ha mai fatta una piroetta proprio dedicata a te in mezzo al salotto di casa? No, però durante il film che abbiamo fatto insieme. Ma come, sì, no, ballo non stop a casa. No, lui balla. Si vergogna a dire, perché non sono bravo di ballare. No, lui no, in realtà no. Per gli amici non l'ha mai fatto, lo fa per sua figlia. Non tanto per me quanto per Martina. Luca,
La... A te non te lo chiedo se piruetti nel salotto. No, meno male che mia figlia non me lo chiede a me di direttare. Non glielo chiedi perché si sa che lo fa. Si sa che... abitualmente. Poi si chiede per... Ma lui c'ha un fit pazzesco. Guarda, riprendo il collo di piede di una grande ballerina. Il fit di Giancarlo è famosissimo. Luca, prima ho visto quando Branco raccontava i momenti dell'attesa e del parto di Martina. Abbiamo visto che partecipavi emotivamente, sì. Forse stavi rivedendo invece la nascita di Valerio. Per te è stato un momento altrettanto straordinario. Cos'è che non dimenticherai più di quei primi minuti di vita di Valerio? Beh, io non dimenticherò più la scossa di quando è un'emozione talmente forte, invadente. Assistere al parto è una cosa straordinaria. Avevo sentito alcuni amici che mi avevano sconsigliato perché si erano impressionati, si erano emozionati. Però è un'emozione alla quale non rinuncerei mai, siccome noi spero avremo anche altri figli presto, io sto aspettando perché lei giustamente vuole aspettare. Appena Valerio era nato mi ha detto, allora adesso che facciamo, la femminuccia? Ah. Sì, però l'emozione è... l'ho rivissuta prima attraverso te, sì. Straordinaria. E... non avevo mai provato niente, il problema è che non esiste niente neanche di paragonabile, quindi non hai neanche riferimenti per raccontarlo, è un'esplosione, una gioia infinita, l'abbiamo vissuta per fortuna bene, lei l'ha vissuta molto bene, in modo sereno, è stato un bellissimo parto naturale, con Mambo Number 5. Perché c'era la radio e facevano quella canzone, quindi è stato un momento musicalmente anche molto gradevole, molto divertente. Grazie anche a questa cosa geniale che è l'epidurale, che quindi riduce di gran lunga. Era bellissimo. Un momento veramente straordinario. E poi ho assunto quell'espressione ebete che ogni padre assume e che gli dura per una settimana circa. Ma a proposito di musica, il vostro figlio ha 1 anno e mezzo e voi dite che è già abituato alla musica, ma com'è possibile? 6 mesi. Sei mesi. 1 anno e mezzo. È abituato alla musica perché lei ne ha ascoltata tanta, no. Anche durante la gravidanza. Era molto ai concerti da lontano, però ascoltava e ballava. Ai concerti di Luca? Sì. Stai in tournée con uno spettacolo molto bello. Sì, adesso siamo in tournée con questo spettacolo teatrale che si chiama Incidenti di percorso, che è una vera commedia musicale in cui... Scusate, ma recito anche. Recito? Io chiedo scusa a chi lo fa sul serio. Mi vergogno a dirlo, però. Ed è uno spettacolo divertente. Quindi il nostro figlio è comunque abituato dalla gravidanza, ma anche adesso, ad ascoltare i miei rumori di fondo. Grazie amici della giuria, ci rivediamo tra poco. Siamo all'ultima prova richiesta dai nostri fidanzati, che è quella delle promesse. E comincerà Pino a chiedere una promessa a Francesca. Prego, accomodatevi. Allora, cara Francesca, è capire che io con te sto benissimo, ok? Condividi ogni mio interesse, eh? Sei anche sportiva, ti piace lo sport, sei anche tifosa della Juventus, però, ahimè, sei sportiva solo quando si tratta di guardarlo lo sport, vero? Perché si tratta di praticarlo, lì iniziano i guai. Una volta sono riuscito a convincerti di venire a correre con me, abbiamo fatto 50 metri e lì, aia, ti sei dovuta fermare per il fiatone. Quando prendiamo la bicicletta, finché troviamo le discese, lei alla grande. Poi, quando incomincia la sala un po' più complicata, dobbiamo fermarci e spingere. Adesso abbiamo comprato casa anche al 4° piano, il periodo dei lavori, ogni volta che devi venire su ti dovevo tirare per farti arrivare a casa. Com'è possibile? Hai 25 anni, sei il fiore della gioventù e sei così pigra, eh? Devi promettermi, che devi curare un po' di più la tua parte fisica, devi fare dello sport che ti fa anche bene alla salute. Me lo prometti? Te lo prometto. Mi sono già iscritta a un corso di danza, a un corso di karate, a una squadra di pallavolo, ho fatto già un sacco di cose da qua. Allora, voglio metterti subito alla prova. Guarda, io ho calcolato che per salire a casa nostra ci sono 104 gradini, ok? Adesso tu qua, adesso mi devi dimostrare che riuscirai a farli tutti salendo di corsa, una volta sola, senza fermarti. Come faccio? Tu non ti preoccupare. Ci penso io. L'attrezzo, per favore. No! Prego, prego.
qua è uno step che tu l'hai visto solo passando davanti le palestre. Serve per fare appunto dello step e me lo devi fare 52 volte, ok? Equivalgono ai 104 gradini. Ma visto che oggi è la nostra festa, ok? E voglio essere buono, me ne bastano solo 20 per inizio. Grazie, ok? Gentile. Inizia. Musica per favore. Vai. 3, 4, 5, 6. Commenta come fanno quelli 7, bravi. Sì, su, vai, dai, vai, ritmo, dai, dai. 8, passo. 15, vai, 16, 17, 18, 19. Così per adesso, però guarda, ricordati che me l'hai promesso davanti a tutti, che adesso la rimanenza la fai dopo un bel po' di ginnastica, quindi mi prometti che fare dello sport? Te lo prometto. Povera Francesca, cosa deve fare per amore? Bombola d'ossigeno? No, non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Dire che a vederla così sembra un fisico sportivo. Adesso ci sediamo, sì, per fortuna. Così puoi recuperare, eh? Sì. Prego, accomodatevi. Grazie. Liberiamo. Non pesa niente. Ecco, no, tutto a posto. Grazie, benvenuta. Come va? Bene. Vengo via anch'io con lui. No, grazie. Grazie tante, Massimiliano. Bene, e adesso è il momento della promessa di Antonio, richiesta a Rita. Prego. Tesoro, noi ci conosciamo da 10 anni. E purtroppo c'è una cosa che io ti devo dire oggi. Una cosa che devo dire soprattutto alle persone che ci circondano. Tu sei malata. Soffri di onicofagia. No, niente di grave. Si mangia le unghie. Come tanti si mangia le unghie. Solo che lei è una specialista. Sei una campionessa di onicofagia. Guarda. Tu, quando ti innervosisci, metti il broncio, ti chiudi, diventi intrattabile. Io lo capisco da due cose, dalle tue sopracciglia e da queste. Guarda, guarda cosa ti succede quando sei sotto stress. Quando tu ti secchi, dentro di te scorre un fiume di magma. Ma vedi, io preferisco i vulcani attivi, che sbottano a un certo punto. Non voglio i vulcani spenti. E allora, mi prometti innanzitutto di essere meno nervosa, di irritarti di meno e di non soffrire più di onicofagia? Ci provo? No, devi. Prometto, ok. Che tu puoi esplodere tranquillamente, quindi approfitta. Intanto passo la parola a Fabrizio per la votazione finale. Esatto, signori giurati, ultima votazione delle nostre coppie.
E allora cominciamo a votare per Francesca e Giuseppe, eccoli inquadrati anche sul grande schermo, grazie, via! Votate. Benissimo, bene così, perfetto. Adesso votate invece per Rita e Antonio. Rita e Antonio, eccoli inquadrati, via! Bene, grazie. Vediamo l'ultima votazione della giuria, com'è andata? Buonasera a voi lassù, vi vediamo le gambe, ma insomma non importa. Ecco, Giuseppe e Francesca, 43. Antonio e Rita, 48. Per 144 a 135, Antonio e Rita per la giuria vincono 51.6 contro 48.4. Bellissimo, quindi da casa deciderete con i vostri voti telefonici. Ma non è ancora il momento di dare lo stop alle telefonate. Avete ancora 4 minuti per confermare o ribaltare la situazione mentre ci gustiamo una canzone coi fiocchi di Luca Barbarossa. È una grande dichiarazione d'amore per la vita, di fiducia nel futuro, che passa attraverso l'amore di una coppia abbracciata e il sorriso di un cucciolo d'uomo. Immaginiamo suo figlio, Valerio. Dice, domani, se il mondo avesse il sorriso che hai tu adesso, se avesse i tuoi occhi, le tue mani, se il mondo fosse come te. Beh, vi lasciamo immaginare come sarebbe il domani. Infatti si chiama proprio Domani la canzone. Prego, Luca! Pensare che domani sia un giorno migliore di questo. E il tempo che abbiamo passato non sia andato perso. Voglio pensare che il mondo giri intorno a questa stanza. Abbracciati senza averne mai abbastanza. Voglio pensare che domani ci sia un posto dove andare e una musica nuova e parole, parole da cantare. Sperare che in fondo ci si possa anche fermare, anche solo un momento, prima di sbagliare. Domani, se il mondo si svegliasse diverso, avesse il sorriso che hai tu adesso. Domani, se il mondo cambiasse domani, avesse i tuoi occhi, le tue mani, se il mondo fosse, se il mondo fosse. Saremo ancora qui. Con gli alberi di plastica, le antenne al posto delle orecchie, e il cuore sempre lì. Il sole ad aspettare, a ricordarci che è mattino. E una stella che al buio ci aiuti. Andare incontro al destino. Domani, se il mondo si svegliasse diverso e avesse il sorriso che hai tu adesso. Domani, se il mondo cambiasse domani, avesse
sposi a un Luca Barbarossa particolarmente ispirato. Complimenti, è bellissima questa canzone, bellissima. Domani di Luca Barbarossa, grazie. E a questo punto, i 4 minuti sono passati, stop alle telefonate. Da questo momento i vostri voti telefonici, come nelle migliori occasioni, vengono sommati in percentuale ai voti della nostra giuria e ci daranno tra poco una coppia vincitrice della puntata, sempre nel rispetto dell'altra coppia. E mentre tiriamo le somme, vi ricordiamo un appuntamento molto importante. Durante il prossimo fine settimana di Pasqua, l'Associazione Italiana per la Lotta contro l'AIDS organizzerà la manifestazione Bonsai AIDS, che si propone di raccogliere i fondi per la ricerca, l'acquisto di apparecchiature scientifiche per l'assistenza ai malati di AIDS e ai sieropositivi. Per cui, versando un contributo all'Unlights, potremmo ricevere un autentico bonsai cinese, come quello che avete visto poco fa, l'albero ormai legato all'immagine dell'Unlights, perché richiede amore e cura costante, proprio come le persone che contraggono il virus dell'AIDS. Quindi non dimentichiamocelo, il 21, 22 e 23 di aprile, in 3.000 piazze italiane, un bonsai per aiutare la lotta all'AIDS. Grazie. Allora, torniamo alle nostre coppie e vi ricordiamo, hanno quasi fatto i calcoli, che in caso di vittoria vi aspetta una bella crociera di 7 giorni nei Caraibi. Bellissimo. Ma comunque, male che vada, c'è sempre una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo. Altrettanto bella, secondo me. Non finisce qui, perché dentro una delle tre campane vi aspetta l'ormai mitica auto station wagon. È bello sentirtelo dire. Vado a letto più sereno, non lo so. Sì. Non lo so. Ma tu ce l'hai una station wagon? Non l'ho mai trovato, perché lo dico in una maniera che non mi capisco. Ah, se gli dico station wagon, forse me la danno come dici tu, quella familiare bella lunga. Okay. Bene, allora siamo pronti per vedere com'è andata. Torta nuziale con l'ordine della giuria, quindi con un leggero vantaggio, come vedremo adesso. Eccolo, vedete, 51.6 per Antonio e Rita. Vediamo col vostro voto da casa come finisce questa affettuosa partita. Via! Eccolo, eccolo, c'è equilibrio, non c'è equilibrio, no! 58.2 per Giuseppe Conchetti e fino a Giuseppe! Clamoroso, clamoroso! Come in una partita di calcio, un rovescio improvviso! E ci sono abbracci e baci per tutti! Tanti auguri, tanti auguri! Facciamoceli adesso, che dopo non ci sarà tempo. E adesso un minuto ancora prima di scendere la linea serata TG1 per il gioco delle campane. Che arrivino le campane, prego! Grazie, e vengono con noi Francesca e Giuseppe. Prego, venite ragazzi, per scegliere il super regalo di nozze. Allora, Romina, la scelta è ampia. Cari ragazzi, preferite vincere 10 kg di confetti, un pranzo di nozze per 100 persone o una splendida automobile station wagon? Esatto. Forse potremo indovinare i vostri gusti. Allora, quale campana scegliete? Nel silenzio generale. Io... concentrato. Tra di voi, Lascio scegliere a Francesca. Verde Speranza o la mia data di nascita? Fai te. 3. La 3. Al numero 3. Allora, attenzione, vediamo. Teniamo le dita incrociate per voi. Sì, le teniamo sicuramente, grazie per l'aiuto. Attenzione, vai! Niente. Si è bloccato. Panico, panico. Che c'è? Riso! Riso, mamma mia, temevo non ci fosse nulla. Riso, per cui pranzo per 100 persone. Bene! Avete altri da portare, altri! Ringraziamo Barbara De Rossi e Branko Tesanovic. Tanti auguri ancora a Martina, anche Valeria Donati e Giancarlo Magalli. In bocca al lupo per Subbuglio, in bocca al lupo giovedì 27 aprile. Ingrid e Luca Barbarossa, grazie Luca, domani, ciao, grazie, venite qua, dove sono? Sposi, venite, vi diamo la buonanotte, linea serata di Giuno, una puntata interessantissima e ci vediamo sabato prossimo, arrivederci e auguri ai nostri sposi, buonanotte ciao, a tutti. Buonanotte, ciao a tutti. Thank you.
Arrivederci da Melluso Calzature e da Tim. Buonasera, tra poco dopo il telegiornale c'è serata TG1. Di che parleremo? Un anello forse riapre il caso